Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Presenti in questa domenica pomeriggio. Ciao Corrado. Ciao ciao a tutti. Subito la parola a te in questo risultato che non convince. L'Ane 1, l'Umezzane 1, si doveva vincere? Sì, sì, assolutamente, era una vittoria obbligatoria. Buttato via il primo tempo veramente brutto, un primo tempo, lo definirei da Vicenza di Mister Diane dello scorso campionato, una ripresa un po' arruffata in cui insomma alla fine in qualche modo si è riusciti a raggiungere il pareggio, ma oggi veramente risultato negativo e una brutta brutta prestazione. Spazio ai nostri tifosi, 0445 490 200, andiamo veloci, il telefono bolle, chi c'è per noi? Ciao Michele da 90. Ciao Michele. Ciao, allora un augurio di pronta guarigione alla maestra Laura che non è potuta venire in curva oggi perché era febbre, e Corrado mi ha anticipato, ha detto tutto quello che volevo dire io. Mi sembrava di aver visto la squadra di Diana, zero gioco, meritavamo, per fortuna abbiamo pareggiato, di prendere almeno tre. Veramente bruttissima prestazione, sono proprio deluso oggi, speriamo prossimamente di andare meglio, dai. Ciao. E sempre forza Lane, forza Vicenza. Ciao ragazzi, grazie mille. Corrado, vuoi aggiungere qualcosa? No, è chiaro che c'è molta delusione, anche perché chiaro, cioè viene questo pareggio dopo la sconfitta di Padova, e sai, un rospo duro da mandare giù è già una cosa brutta, poi ne aggiungi un'altra e quindi oggi è una giornata amara. Andiamo, prossima chiamata su Stella, chi abbiamo? Ciao Fabio. Ciao. Ciao cara. Allora, anch'io concordo pienamente con Corrado, ma volevo fare una domanda a Corrado. Prego. Perché io già l'anno scorso gli volevo mettere la squadra in mano a lui, gliel'avevo detto in una cena, ho detto Corrado, perché non ti metti tu a prendere in mano la squadra? E lui si è fatto una bella sghignazzata al momento che dovevamo cambiare Diana. No, volevo chiedere a Corrado, visto che ho parlato fine di calcio, sì, se secondo lui c'è qualcosa che va registrato in questa squadra. Se c'è qualcosa che Vecchi eventualmente potrebbe registrare, in quanto si è inconcludenti, si è forse anche troppo, come posso dire, presuntuosi, no? Per cui volevo un po' un suo parere. Ti rispondiamo, ciao, grazie, grazie mille, buona serata. Ma guarda Fabio, devo dire che oggi la squadra non mi è proprio piaciuta, nel senso che mentre nelle altre partite erano state create occasioni da gol e magari l'attacco, come oggi per la verità, non ha finalizzato, oggi si è fatto proprio fatica a creare gioco con tanti giocatori sotto ritmo, sotto passo, con una situazione che, come dicevi tu, Vecchi deve prendere in mano anche cambiando modulo, perché così si fa fatica, c'è è entrata un po' di sabbia nei meccanismi e bisogna correre assolutamente ai ripari oggi, male male. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è? Sì, buonasera Michele, io volevo dire che sento anche da Corrado oggi troppo pessimismo, dai, è una partita, è andata così, comunque la partita insomma dai l'abbiamo avuta in mano noi, non è che il Lumezzane ci ha schiacciato in area, okay. E volevo dire anche che secondo me sarà molto tardi, ma quando rientra Ronaldo con questo don, secondo me si vedrà veramente dello spettacolo. E comunque forza Lane, sempre forza Lane, grazie mille. Vado a salutare Matteo che dice mancano tanto Ronaldo, che portava giochi e qualità, è uno che la butta dentro, sempre dentro come Ferrari. Ciao e una buona serata a voi. Chi c'è per noi dall'altra parte? Pronto, chi abbiamo? L'abbiamo perso. Andiamo con un messaggio WhatsApp velocissimo. Chi c'è? Ciao Gioia e Corrado. Molto deluso come tutti, credo, ma deluso stavolta anche da Vecchi. La scelta di non dare continuità a Rauti e far giocare due torri contemporaneamente mi sembra il più grave errore, a maggior ragione dopo i bei gol fatti da Rauti. Poi va inserito urgentemente titolare Capone al posto di un della morte impalpabile e valutare se può Chester avere spazio prima di essere venduto a gennaio. Un velo pietoso su Massolo pensando ai tre gol sbagliati da Morra. Comunque forza alla Nerossi Vicenza. Ciao. Gianluca e Alessandro da Torino. Ciao ragazzi, grazie. Intanto chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, ciao a tutti. Ma volevo chiedere a Corrado, ma come si fa a partire così con due attaccanti fermi, sempre fermi, inchiodati da davanti? Dopo è entrato Rauti e lì sì che si vedeva movimento, attacco, comunque sempre forza Lane.
saluto dai tre moschettieri. Ciao moschettieri, grazie, sempre forza Lane. Andiamo a sentire un altro messaggio vocale, chi c'è per noi? Salve, sono Vasco da Vicenza. Salve. Posso dire che dopo le belle parole di Costa contro l'Alcione, che è venuto a dire che hanno i cosiddetti, che nonostante le difficoltà hanno dimostrato di essere uomini, perché non lo vengono a dire dopo la partita della settimana scorsa e dopo quella di oggi? Sto aspettando Costa che venga a dirlo, visto che vuole il contrattino, ma che venga a dirlo però. Buona serata, grazie sempre, forza Lane. Corrado, vuoi aggiungere? No, beh, è chiaro che è un'osservazione giusta. Quando si raccontano i fatti c'è poco da commentare, insomma, mi pare Vasco si chiami, insomma, sì. ha detto quello che, insomma, è accaduto, quindi sono cose corrette. Poi sulle situazioni interne, voglio dire, perché una marea di gente mi chiede dei contratti, ce ne sono 13, poi insomma ci sono anche delle situazioni aperte che hanno scadenza 2005, non abbiamo notizie di rinnovi di nessun tipo, trattative sì, ecco, magari adesso siccome il telefono è bollente magari affronteremo questo tema che ha bisogno di tempo più avanti. Un attimino più avanti, il telefono squilla, chi c'è sul terzo tempo biancorosso? Sì, ciao, sono Cristian. Ciao Cristian. Ciao, niente, volevo fare una piccola considerazione, proprio 30 secondi. Vai. Non so se fa più paura a metà ottobre rendersi conto che al massimo possiamo correre per un secondo posto, o se ne fa più paura le prestazioni di oggi sommate a quella di Padova, perché è inutile, possiamo dirlo due ore che abbiamo giocato bene a Padova, ma se non segni, purtroppo nel calcio vince chi segna, quindi oggi è una confusione totale, proprio totale, più totale, e ancora c'è certa gente che fa finta di niente, e mi riferisco anche ai mezzi di informazione, un po' tutti quanti messi insieme. Grazie, buonasera. Buona serata, grazie. Cosa ne pensi della considerazione di Cristian? Beh, è chiaro che bisogna dire le cose come stanno oggi, insomma, noi con molta onestà abbiamo detto quello che abbiamo visto, cioè che è stata una brutta partita. Voto oggi? Ma 4,5, insomma, gravemente insufficiente, perché oggi c'era da riscattare Padova e non è poco, e invece la squadra ha giocato veramente male. Diamo prossima chiamata, chi c'è? Ciao! Pronto? Pronto? Ciao! Come ti chiami? Ciao! Sabrina. Ciao Sabrina, sei in diretta con noi, raccontaci. Sono appena andata fuori dallo stadio. Felice del pareggio o scontenta del pareggio? Potevamo vincere. Ti abbraccio, chi vuoi salutare? Salutiamo la Silvia e Francesco che stanno tornando dallo stadio. Abbraccione anche a loro, sempre forza Lane, grazie. 0445 490 200 se non l'avete mai fatto, segnatevi il nostro numero e raccontateci quello che pensate di questa partita. Felici? Non molto, ditecelo. Andiamo, chi c'è? Ciao, sono Andrea di Chiupano. Ciao Andrea, andiamo. Ciao, ma mi piacerebbe dire, ma è da agosto che dico che la squadra non è costruita, non è attrezzata per vincere il campionato. Gli ho detto da prima che iniziasse la prima partita, dagli amichevoli, dopo aver perso con il Montecchio, lo dissi, quindi non mi stupisco assolutamente. È incredibile quel numero di attaccanti e che c'è in campo non creare nemmeno un'occasione da gol in tutto il primo tempo. Rimango stupito anche un po' da Vecchi, perché mi sembra non ci stia capendo più niente ultimamente, perché oramai avrà cambiato 8 centrocampi diversi, cioè da degli Agliatta, Carraro, poi un po' di infortuni, ma non mi sembra abbia più idee chiare. Sentiamo se è d'accordo anche Corrado. Sì. Arriva a dire il discorso della morte, ma per me adesso sono sempre di più che mi stanno dando ragione, che dicono che è vero, ma è evidente, questo qua è rimasto qua per forza, non voleva rimanere, lo hanno costretto, è evidente che non sta giocando libero, spensierato, e non ci stanno nemmeno applicando come gli anni scorso. Okay. Che resti fuori fino a gennaio lo cedono, basta. Ciao, grazie. Ciao, grazie Andrea, d'accordo o no con Andrea?
Ma insomma, abbiamo detto da questi microfoni che ci sono due squadre che possono vincere il campionato, e una è il Padova che ha preso il volo e una è il Vicenza che nel momento chiave, ahimè più o meno come lo scorso anno, ha frenato clamorosamente e bruscamente. Questa è, diciamo, l'analisi di oggi, una partita interpretata male, ma interpretata male anche dal punto di vista dell'atteggiamento, perché oltre alla difficoltà di manovra, io ho visto pochi giocatori che avevano quella grinta, quella voglia, quella determinazione che è una determinazione necessaria in Serie C. Giocatori magari non tecnicamente dotati, Zonta, Sandon, anche Costa oggi ha fatto fatica, non era il solito Costa, tanti giocatori che, voglio dire, hanno giocato nettamente al di sotto delle loro possibilità. Quindi prima mi pare che si è stato chiamato in causa Vecchi, che ovviamente è il responsabile tecnico e deve capire cosa sta succedendo, perché purtroppo, così come lo scorso anno, la stessa giornata avevamo 15 punti a 6 dal primo posto, quest'anno i punti sono 18 ma sono 7 dal primo posto. Approfitto per fare tantissimi auguri a Gaia per il suo compleanno, ti abbracciamo tutti e due, sia me ovviamente che Corrado, sempre forza Lani. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è? Mi sa vero di Stella? Sì, eccoci, siamo in diretta, con chi parliamo? Alessandro da Paparano. Ciao Alessandro, raccontaci, ciao. Ciao, scusate se vi disturbo, ma effettivamente il pareggio è stato anche una colpa un po' del portiere Massolo, che ci ha dato un attimino di problemi, non abbiamo giocato effettivamente lisci e tranquilli come dovevamo fare. Sto parlando con altri due amici e tutti hanno la stessa idea. Siamo comunque corti con persone che non hanno idea di dove giocano, perché oggi c'era poco gioco. Grazie, sempre forza Lane, ragazzi, e buon rientro a casa. Sei d'accordo, Corrado, con questo ascoltatore? Sì, sicuramente nel primo tempo la squadra ha fatto fatica, la palla girava lenta, ci sono state poche occasioni da gol, ripeto, anche l'atteggiamento sbagliato, e sicuramente quando sono entrati poi Capone e Rauti la manovra è stata più vivace, e c'è stato almeno chi ha tentato di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica, qualcosa di meglio si è visto quando sono entrati i due, chiamiamoli, attaccanti trequartisti. Andiamo a salutare Giulio, un saluto a Gioia e Corrado, troppi cambiamenti a centrocampo, Della Morte va lasciato in panchina, Vecchi fa troppi errori, ciao Giulio. Abbiamo intanto in linea, pronto? Ciao, sono Francesco di Altavilla. Ciao Francesco, benvenuto con noi. Sono qua con le ragazze Silvia, Teresa e Valentina. Ciao a tutti. Sono in mezzo alle donne oggi. Beato tra le donne. Allora, dimmi. Volevo fare una domanda a Corrado. Sì. Abbiamo patito un po' la sconfitta di Padova sulla prestazione odierna, anche se a mio avviso abbiamo giocato bene, però abbiamo preso un gol da Polli anche oggi come regalo di Padova, e secondo me abbiamo pagato un po' lo scotto di questa partita. La domanda a Corrado, un saluto grandissimo al club Biancorosso Altavilla, a tutti i ragazzi che mi procurano i biglietti, grazie e ciao Gioia, ciao Corrado e forza Lane. Sì, sempre forza Lane e ovunque. Ciao. Un abbraccio, grazie, ciao ragazzi. Raul da Bassano, problemi ce ne sono, ma questi due punti persi hanno il nome di Massolo, perché comunque secondo me la vincevamo. Vecchi deve darsi una svegliata, basta formazioni strane. Ciao Raul, andiamo, prossima chiamata, chi c'è per noi? Sì, ciao, sono Moreno, chiamo da Schio. Ciao Moreno. Allora, volevo fare un paio di considerazioni. Vai, la veloce. Prima è che sicuramente la partita è stata indirizzata dal portiere, perché io ho giocato nelle giovanili in bassissimi livelli, ma non ricordo un mio portiere che abbia mai fatto un errore di tale superficialità. Stiamo parlando di professionisti e sicuramente è stata un po' una spada di Damocle su tutta la partita. Poi sinceramente volevo chiedere a Corrado, con così tanti attaccanti come si fa a creare così poco? E poi adesso capisco che Della Morte non ha giocato male, ma se non facciamo giocare lui e lo mettiamo in panchina, ragazzi, chi salta l'uomo? Ecco, tutte solo queste considerazioni. Ciao e buon proseguimento. Ti abbraccio, grazie, sempre forza Lane. Ma guarda, su Massolo c'è poco da aggiungere, insomma, ci fa un errore da, penso nemmeno, con tutto rispetto, perché ho giocato anch'io nelle categorie, insomma, di categorie dilettantistiche, neanche da terza categoria, da CSI, quindi è inutile stare qui a commentare, un errore gravissimo, anche per atteggiamento, oltre che per questioni tecniche. Poi è chiaro che se oggi si sono create anche poche occasioni ed è sintomo, se segnale di una squadra che ha giocato male, che ha giocato male, che ha giocato con palla lenta, con poca cattiveria, con poca determinazione.
questo è il la verità. Squilla al telefono, pronto, chi c'è dall'altra parte sul terzo tempo biancorosso? Ciao, sono Davide. Ciao Davide. Allora, alcune considerazioni. Sicuramente è il momento più difficile dell'era vecchia questo, perché mi sembra che l'uomo sia un po' in confusione e non abbia più la bacchetta magica. Non capisco perché questa squadra stia giocando così sotto ritmo, sembra che sia, ci sia poco entusiasmo, sembra che ci sia, non lo so, il compitino della domenica. Io non lo so, non riesco a capire perché manchi il fuoco a questa squadra. E ultima cosa, mi fa piacere che Andrea da Chiupano abbia sempre le mille verità. Forza Lane, ciao ragazzi. Ciao, sempre Forza Lane, grazie mille a te Francesco da Verona. Gli anni scorsi avevamo perso una partita del genere, avremmo perso una partita del genere, della morte a volte irritante, purtroppo non ci aspettavamo un Padova così e questo mette troppa pressione, purtroppo. Ciao a te, grazie Francesco. Chi è, c'è dall'altra parte, pronto? Pronto, ciao, sono Roberto e un altro Roberto. Ciao Roberto, due Roberti in uno, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, abbiamo pareggiato una partita veramente incredibile, preso un gol assurdo che neanche in terza categoria ho visto un gol preso così. Il portiere Massolo aveva 20 secondi almeno per poter almeno buttare il pallone in calcio d'angolo dove voleva. E invece abbiamo preso gol. E dopo tutto il resto della partita, poco, veramente poco. So, vorrei sentire dallo studio cosa ne pensate. Ciao ragazzi, un abbraccio, sempre Forza Lane, alla prossima. Grazie mille, Corrado. Ma sì, del gol subito insomma, abbiamo già detto, credo che insomma non ci sia bisogno di commentare, è un errore incredibile. Poi la squadra ha fatto poco, sicuramente sì, ha fatto poco sia a livello di intensità, di tecnica, di verticalizzazioni, di gioco, di dribbling, di occasioni. E sai, quando giochi così le partite fai fatica a vincerle. Andiamo su Stella, chi c'è dall'altra parte? Ciao! Ciao, come ti chiami? Sono Sebastiano. Ciao Sebastiano, ben ritrovato, raccontami. Oggi sono andato allo stadio. Sì, ti è piaciuto il Vicenza? Com'è? Da che voto diamo il Vicenza oggi? Oggi ha giocato un po' male. Sufficiente? 6 e mezzo, glielo diamo? 5 e mezzo. 5 e mezzo, 5 e mezzo. E qual è l'azione che ti è piaciuta di più? Il gol di Morra. Quindi super Morra, voto 10 Morra. Sì. Chi vuoi salutare? Il papà, Odone, Pietro, Andrea e Marco. Baci a tutti, grido Forza Lane, 1, 2, 3. Forza Lane! Ciao ragazzi, alla prossima, salutiamo anche Lova Bongo, sempre Forza Lane, Emilio, sono anni che non abbiamo un centrocampo stabile e di qualità, vado da Silvia di Asiago, Gioia Corrado, oggi c'è poco da dire, brutta partita, il Lane doveva vincere e riscattarsi dalla scorsa settimana col Padova, della morte inconcludente, Mora molto impreciso, tanti gol mangiati e Costa poco presente in partita, c'è ancora da lavorare per andare in Serie B. Pronto, chi c'è dall'altra parte? D'altra parte c'è ancora Michele. Ciao Michele. Di solito non riesco a prendere la linea oggi due volte, molto bene. Meglio però chiamare, dire, ragazzi, solo... Michele ti interrompo un attimo però, scusami. Volevo solo dire sì. Che il Padova comunque deve ancora incontrare tra il Pisciolò, Albino Leffe, Renate, deve ancora ritrovare il Lumezzane, cioè vedremo più avanti le cose, eh. Ecco, solo questo volevo dire. Buonasera, ti abbraccio Michele, grazie sì, a te. Sì, però devo dire una cosa perché questa mi sta sul gozzo. Vai. Cioè siamo per l'ennesimo campionato e questa è la cosa che mi spiace anche per i tifosi, ad inseguire e a sperare sulle disgrazie degli altri. Basta. Una volta almeno che si prende in mano un campionato, si parte, si va in testa, si prende un vantaggio, si dà la dimostrazione di essere una squadra forte. Neanche quest'anno è così, dobbiamo sperare sulle disgrazie degli altri, cioè questa è la cosa che più mi dispiace, ripeto, per i tifosi. Andiamo a sentire la prossima telefonata, ricordiamo ragazzi, chiamateci solo una volta allo 0445 490 200 perché diamo spazio a tutti, anche a quelli che scrivono i messaggi, grazie. Pronto, chi c'è dall'altra parte? Chi c'è? Sì, ciao Gioia, ciao Corrado, Giuliano da Chiampo. Ciao Giuliano. Niente, io mi accodo un po' ai vari commenti degli altri tifosi e sento dire che nonostante i 5 attaccanti non riusciamo a realizzare occasioni da gol, ma bisogna vedere anche chi passa il pallone. Purtroppo noi adesso in centrocampo abbiamo Greco e Zonta che non sono certo
degli assist man, quindi bisogna anche secondo me intervenire sul centrocampo, che secondo me è il reparto più in difficoltà della nostra rosa. Saluto e vi auguro una buona domenica. Ti abbraccio, grazie, sempre forza Lane. Andiamo a leggere. Albi, Greco e Della Latta sono penalizzati dal modulo, per me si dovrebbe cambiare modulo come il 4-3-1-2, sì o no Corrado? Non è che ho detto tante volte da questi microfoni che può giocare in tutti i moduli possibili e immaginabili, quindi spetta a lui, perché lui è il responsabile tecnico, può giocare anche con quel modulo sicuramente, ci sono gli uomini per farlo. Andiamo, terzo tempo, chi c'è? Ciao, sono il Porto di Villaga. Ciao, benvenuto, ciao. Corrado, volevo chiederti, adesso te dici che non va bene una cosa, non va bene altro. Ma il portiere può sbagliare come un giocatore come gli altri? Domenica scorsa abbiamo sbagliato 3 gol davanti alla porta e degli attaccanti non si parla. Oggi si parla del portiere che ha sbagliato una cosa e prende i gol. Però secondo me siamo la squadra più forte che c'è in questo campionato, davvero. Volevo sapere il tuo parere, grazie. Ti abbraccio, grazie, sempre forza Lane. Beh, allora sul portiere giudichiamo quello che vediamo, poi se tu mi dici che si è perso per colpa del portiere ti dico beh, insomma mancavano 80 minuti, magari si poteva vincere lo stesso, e qua insomma questo è un altro dato di fatto. Quando guarda la squadra forte bisogna dimostrarlo sul campo, è il campo che determina poi chi vince il campionato, e in questo momento la classifica dice Padova 25 e Vicenza 18. 0445 490 200, questa è Stella FM, radio ufficiale dell'Ane Rossi Vicenza, chi c'è? Sì, pronto, sei in linea con noi, come ti chiami? Roberto di Vicenza. Ciao Roberto, benvenuto. Sento questa trasmissione che c'è molto pessimismo però di questa squadra. Cosa ne pensate? Ti rispondiamo, noi diamo voce a tutti, come sempre. Grazie. Sì, assolutamente, come diceva Gioia, questa trasmissione è aperta a tutti che quando possono esprimere le loro opinioni, che noi possiamo condividere o non condividere, ma insomma è un po' il bello, il sale della trasmissione, che ci siano anche delle idee diverse. Oggi dopo una prestazione brutta, molto brutta, e dopo la sconfitta di Padova, io credo, ma poi ripeto anche qui ognuno ha le proprie idee, che un po' di arrabbiatura, delusione, amarezza, mettiamo quello che vogliamo, sia quasi scontato. Salutiamo anche Franca, che è un po' delusa della partita di oggi. Intanto chi c'è dall'altra parte? Pronto? Paolo da Vicenza. Ciao Paolo, ciao. Io credo che il motivo fondamentale sia un po' di ruggine, diciamo, dopo la partita col Padova. Abbia lasciato il segno, e non so se Corrado sia d'accordo. Ti rispondiamo, ti abbracciamo, sempre forza Lane, grazie a te. Vabbè, sicuramente quando perdi una partita contro la tua, diciamo, diretta rivale ti lascia il segno, per questo poi avevo anche detto, insomma era uno dei motivi per cui avevo detto che a Padova non bisogna perdere per nessun motivo. È normale che quando hai in squadra di giocatori insomma che hanno una certa età, che hanno una personalità, che hanno calcato e giocato partite importanti, e ti aspetti anche una reazione, invece oggi la squadra nel primo tempo si è squagliata come neve al sole. Andiamo, chi c'è su Stella, pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Io Corrado da Rosà. Ciao Corrado. Volevo solo chiedere al mio omonimo, non è il caso di lasciare ormai il principino della morte a Pulgare in panchina, visto le prestazioni, e magari a gennaio mandarlo in Champion dove vuole andare? Perché abbiamo Rauti e Capone, li vedo più in forma e con più voglia. Ti ciao. Rispondiamo, ciao, sempre forza Lane. Forza Lane. Ciao ragazzi, grazie. Guarda, come dicevi tu, ci sono Rauti e soprattutto Capone che sono dei pari ruolo, quindi Vecchi può giocare con loro dal primo minuto, tra l'altro in settimana aveva provato a lungo Capone dal primo minuto, poi ha scelto di insomma lasciarlo in panchina, quindi insomma è una decisione di Vecchi, sicuramente Vecchi ha i giocatori per giocare nel ruolo di Della Morte. Telefono squilla, chi abbiamo dall'altra parte, pronto? Pronto? Sono Sebastian. Ciao, come stai? Bene, da mano. Vorrei dire che secondo me, se non fosse stato per l'errore di Massolo, sarebbe andato un po' meglio. Però diciamo che poteva anche andare peggio. E volevo salutare Corrado, che aveva portato mio papà allo stadio. Allora salutiamo il papà. Come si chiama? Mattia Trento. Mattia, ciao Mattia, bacio, gridami un forza Lane, dai, 3-2-1, vai. Forza Lane! Oh, che bella voce di bambini, ti abbracciamo, no, ciao. Allora, intanto saluto Mattia.
Ma tu vuoi sapere che io ho portato Mattia quando era piccolo, quindi adesso... Ma è già piccolo, cioè di cosa stiamo parlando? No, il papà del bambino, Mattia, papà, okay. Sì, e quando era piccolo, credo che... Quindi capite che ormai, ahimè, sono tanti anni che seguo il Vicenza, ma sono tanti anche anni che ho nelle spalle. Ciao Mattia. Ciao Mattia, pronto chi c'è in linea? Sì, ciao, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Comunque, forza l'ane, sì, va bene, oggi non è andato benissimo. Però sempre forza l'ane. Ciao Corrado, Ciao, ti abbracciamo, grazie. Mi raccomando, quando ci chiamate abbassate prima il volume della radio, altrimenti sentiamo tutto rientro e capiamo veramente poco. Mike, primo tempo buttato, gioco senza verticalizzazioni e zero occasioni, bisogna dirlo oggi Vecchi. Voto 4. Pronto chi c'è per noi? Sì, io vorrei solo dire una cosa. Prego. Vorrei capire, la gente che viene in curva e non incita la squadra perché abbiamo perso una partita col Padova, per carità, tutta la rivalità possibile, eccetera. Ma i 3 punti valgono 3 punti a Padova come oggi in casa con Lumezzane. Quindi vorrei capire, tutta questa massa di persone che viene, non canta, cioè andate sui distinti, guardatevi la partita e basta. Chiaro il tuo pensiero. Analizzate tutto la parte calcistica, però in curva si viene per incitare la squadra a prescindere, giusto? Direi di sì. Bene, ti abbracciamo, sempre forza l'ane. Io vi ringrazio, forza grazie l'ane. Grazie ancora, salutiamo anche ovviamente la curva in ascolto. 11 gol fatti in 9 giornate sono pochi per chi vuole vincere il campionato, e a scrivercelo è David, a cui mando un grosso saluto. Pronto chi c'è? Pronto chi abbiamo? Ciao. Gioia, sono Matteo da Vogliona. Ciao Matteo, ciao, come sta? Raccontami. Io ho portato tutta la famiglia a vedere la partita. Il primo tempo per me era un po' noioso, poi anche all'inizio del secondo tempo, visto che era un po' noioso, mi sono addormentato e non ho visto il gol. Quando tutti hanno gridato mi sono svegliato. E vedi? Ma pensa a te proprio, Ma pensa a te. Un bacione, dai, 3, 2, 1, forza l'ane. Forza l'ane! Oh, vedi, la voce della sincerità dei bambini è pazzesca. Sì, cioè, beh, io mi stupisco sempre. Se si addormentano i bambini vuol dire che lo spettacolo è stato deludente e questo non era un grande spettacolo, purtroppo, sicuramente. Purtroppo non è un bel segno. Un saluto a Maria Rosa, la mia responsabile. Saluti quindi da parte di Mattia. Pronto chi c'è in linea dall'altra parte? Chi c'è? Sono Roberto di Barbarano. Ciao Roberto. Ciao, sono andato a vedere la partita. Comunque siamo stanchi di questa Serie C. I giocatori dovrebbero capirlo che a Vicenza ormai questa Serie C non va bene per noi. 7.000 erotti abbonati e poi fanno questa prestazione. Non so io, cioè, ci sono squadre che hanno 10 tifosi al seguito come Lumezzane, una cosa fuori da normale. Cioè, io sono 40 anni con l'abbonamento. Gli ultimi 20 anni non so cosa abbiamo visto a Vicenza, siamo stanchi di Serie C, cioè, e certi giocatori secondo me devono ancora capire che giocano a Vicenza e che devono dare il cuore in campo, no solo pensare di rinnovare contratti oppure di voler andare via, secondo me. Un po' di arrabbiatura. Ciao, grazie, buona serata a te. Tra poco sentiremo anche le parole del mister. Come dicevamo, ogni anno sarà il prossimo anno. Comunque il vero problema è che un gol lo prendiamo sempre, segniamo pochissimo. Che problemi ha questa squadra? Non riesco davvero a capire. Sempre forza l'ane, ciao da parte di Gianluca. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì? È la radio. Questa è la radio, Radio Stella. Chi c'è dall'altra parte? Ah, ciao, sono Francesco da Barbarano. Ciao Francesco, sei in diretta con noi. Ciao, grazie. Intanto sempre forza l'ane, però mi sembra che quest'anno purtroppo anche quest'anno dobbiamo soffrire. Speriamo di farcela, forza l'ane. Ti abbraccio, grazie. Sempre forza l'ane, sempre con noi questo terzo tempo biancorosso. Andiamo a leggere Carlo da Dubai. Sarei stanco di sentire sempre scuse. Prima la spina dorsale, Golemic, Ronaldo, Ferrari, che si sapeva bene come andava. Poi Confente, poi Massolo, basta. Quest'anno ancora sperare nelle disgrazie altrui non mi sembra il caso. Ciao da parte di Carlo, appunto, che ci segue da Dubai in streaming al sito stellafm.it. Pronto, chi abbiamo intanto in linea? Chi c'è? Francesco. Ciao Francesco, andiamo al volo. Salve a tutti.
Salve a tutti. Beh, io voglio dire a Mattia che ho avuto la fortuna di vedere 20 anni di Serie A, praticamente non dal 55, ma quantomeno dal 65. Ho visto la Serie A con Vinicio e tanta gente e giocatori che ci mettevano là. Io mi ricordo un Nevio Scala, un Biasiolo, tutta gente che giocavano a calcio ed erano dei giocatori che ti entusiasmavano. Mi ricordo un Nevio Scala che è partito col pallone in una partita, era campo pesante, dalla difesa è andato fino al limite dell'area, ha tirato un tiraccio che me lo ricordo ancora adesso, tanto per dire. Sì. Sono veri uomini, questi erano veri uomini. Questi qua cosa vuoi? Dobbiamo prendere, è una generazione tutta diversa e hanno il vantaggio che giocano con un pallone che pesa 4 etti, gli altri in quei tempi giocavano con un pallone da 7 etti, certo. Quando pioveva era una pietra, ma insomma abbiamo giocato a calcio un po' tutti, no? Sì. Sappiamo com'è la storia, comunque al di là di questo. Andiamo Francesco, che abbiamo l'intervista, andiamo veloci, dai. Sì, era una considerazione. Adesso, sì, la squadra ha subito un contraccolpo, d'accordo. Ho scalato una montagna, perché partire all'ottavo, prendere un gol del genere, per colpa del portiere, va bene, d'accordo. Quindi il primo tempo l'abbiamo perso perché erano nervosi. Dopo il problema del centrocampo, a parte Zonta, ce l'abbiamo e dobbiamo. E dopo i due centravanti, che non tengono la palla, cosa ne facciamo? Basta Mora solo e mettere o Rauti vicino o Della Morte, eccetera. Quindi cambia tutto il discorso. Grazie Francesco, ti saluto, ti abbraccio, perché 2 minuti te li abbiamo dati, adesso abbiamo un'intervista al mister. Poi tra poco porta pazienza, perché altrimenti non ce la facciamo. Porta pazienza, ma abbiamo tanti messaggi. Comunque dai, i playoff sono assicurati in ogni caso, dai. Incrociamo le dita, grazie Francesco, sempre Forza Lane. Ragazzi, ci fermiamo 20 secondi davvero e tra poco sentiamo le parole di Mister Vecchi. Terzo tempo biancorosso. La voce del tifoso. In collaborazione con DLR Avvolgibili, da oltre 25 anni punto di riferimento per la produzione e la vendita di avvolgibili di qualità. Da Money Fashion, entri e vesti. Total look femminile e maschile. Dall'abbigliamento, calzature, borse, accessori e vasto assortimento sneakers per uomo e donna. Visita il nostro sito moneyfashion.com. Ed eccoci, 17:40 minuti, rigorosamente in diretta sulle frequenze di Stella FM con Gioia e con Corrado. Le parole di Mister Vecchi, li ascoltiamo subito. Mister Vecchi finisce 1-1 col Lumezzane, tanto rammarico per come è andata, anche se il Vicenza avrebbe potuto fare meglio, si è complicato la vita da solo con l'erroraccio sul gol del Lumezzane. Sì, siamo complicati la vita da soli, poi abbiamo faticato nel riequilibrare la partita, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo con l'aiuto di qualche cambio abbiamo ridato un po' più ordine, un po' più di intensità alla partita e lì abbiamo creato tante occasioni che magari se avessimo fatto prima magari la partita l'avremmo anche potuta ribaltare. Resta il rammarico che un po' come a Padova si riesce a mettere lì la squadra avversaria, però poi manca un po' la giocata, manca magari la cattiveria sotto porta, non si riesce a fare gol prima. Cattiveria o un po' di qualità, sta di fatto che comunque sì, in precisione, quindi noi abbiamo attaccanti che gol comunque li sanno fare, li hanno sempre fatti, bisogna anche trovare qualche gol da qualcun altro, quello in dubbio, se si va a vedere oggi le abbiamo avute tante di occasioni, abbiamo fatto gol su una palla inattiva verso la fine, dobbiamo essere sicuramente un po' più precisi, questo in dubbio, però io sono convinto che i nostri attaccanti i gol li faranno. Parlavi di un primo tempo sottotono e di una squadra che si allena a mille durante la settimana, che però in campo poi non ti ha dato quello che ti aspettavi? Oggi sicuramente il primo tempo non ho visto quella brillantezza, quell'intensità e quell'agonismo che in settimana
qualche giocatore mette, oggi onestamente l'ho visto un po' così, non al top, per cui sono situazioni sicuramente da analizzare. Noi dobbiamo, l'ho detto prima, lavorare durante la settimana in modo importante, però poi dopo, una volta che ho la maglia titolare, non è che poi dopo devo tirare le leme in barca o devo essere contento, è qui che poi dopo sulla in partita, la domenica, che poi viene fuori quello che conta. E oggi sei un po' deluso da qualcuno dicendo questa cosa? Non deluso, perché comunque la volontà, lo spirito l'hanno messo in campo, però ripeto, la mentalità, dal punto di vista di mentalità, non è che se gioco sono contento, se sto fuori no, e da un po', ripeto, non è che si lamentano, ci mancherebbe, però l'atteggiamento, non neanche l'atteggiamento, lo spirito in campo, l'agonismo, ecco, in campo che mettiamo durante la settimana, lo voglio rivedere poi dopo in partita. Grazie mille, bocca al lupo. Ciao. Grazie a Luisa Nicolli. Cosa ne pensi delle parole del mister Corrado? Beh, come mi segnalava Luisa, le ultime parole di Vecchi sono veramente pesanti, molto pesanti, e aprono, voglio dire, un capitolo che secondo me va approfondito. Cioè, Vecchi dice: qualcuno non ha dato in partita quello che mi aspettavo e quello che mi fa vedere in allenamento, quindi insomma, questa è una considerazione che apre uno scenario, insomma, su cui sicuramente la squadra si dovrà confrontare. Grazie, andiamo, prossima chiamata, chi c'è su Terzo Tempo? Ciao Gioia, sono Luca. Ciao Luca. Io oggi ho trovato poca voglia in alcuni elementi, soprattutto della morte, l'ho trovato un po' spento, meno brillante del solito, meno voglioso. È un grande tonta in mezzo al campo che ci ha tenuto su, perché anche Gretton ci ha dato una mano, è molto perso, molto in giro per il campo. Cosa ne pensa Corrado? Ti rispondiamo, ti abbraccio, grazie. Sempre forza, ciao. Lane, ciao ragazzi, ciao. Ma sicuramente Zonta ha fatto la sua partita ed è, come dicevo prima, uno di quei giocatori che insomma ha dato tanto, ha fatto anche delle cose buone a livello tecnico, non bene Greco e malissimo della Latta, che è entrato in, non so, io veramente cioè, sembrava che facesse fatica a stoppare un pallone, cioè una roba io non capisco. Andiamo, prossima chiamata su Stella, chi c'è? Ciao, sono Andrea da Vicenza. Ciao Andrea, eccoci. In questo momento di un po' di negatività io voglio portare un po' di entusiasmo e quindi ci credo sempre. Un saluto al gruppo degli Ane Baruffanti e BCS, e sempre e solo un unico grido. Bella questa energia, ci mancava, grazie mille davvero. 0445 490 200, chiamateci, raccontateci come la pensate su questa partita che è finita con il risultato di 1-1. Pronto, chi c'è? Sì, ciao, sono Michele di Carrè. Ciao Michele. Ciao. Allora, sono deluso anch'io della prestazione, e poi sì, anche in avanti su della morte anch'io inizio a alzare bandiera bianca, nel senso che si vedono sempre le solite giocate, ormai hanno imparato tutti, e poi sarò felice di essere smentito nelle prossime. Però volevo fare una domanda a Corrado. Prego. Perché il buon Pieraldo mi ha sempre insegnato che per vincere un campionato ci sono tre componenti fondamentali. Allora, la squadra, la società e il tifo. Da noi il tifo, voto 10. La squadra, vabbè, diamo un 6. La società, lascio il voto a Corrado. Perché non capisco il Padova dove può superarsi su queste tre componenti, nel senso che sulla squadra ok, e sulla società pare anche là sia invisibile, e sui tifosi attualmente vediamo un 1. Ecco, grazie. Grazie, sempre forza Lane. Andiamo a salutare anche Massimo da Vicenza. Ciao, peccato, è ovvio che manca il centrocampo, puoi avere tutti gli attaccanti che vuoi, comunque per me è migliore in campo Leverve. Ciao Massimo, pronto, chi c'è in linea? Ciao, sono Gian Lorenzo. Da dove ci chiami, Gian Lorenzo? Da Malo.
Raccontaci. E secondo me abbiamo fatto un primo tempo molto male, più che altro per i gol preso, però abbiamo anche comunque dobbiamo aver cattiveria perché il campionato è iniziato da qualche la settima giornata, abbiamo tempo di recuperare. Fammi un grido. Forza Lane! Ciao, un abbraccio. Saluto anche Simone da Castelgomberto. Mi sono piaciuti Rauti e Capone entrati col piglio il secondo tempo. Quando vedo Greco in mezzo al campo penso sempre che giochiamo in 10, ma anche intensità e fatica a segnare. Pronto, chi c'è in linea per noi? Pronto? Pronto? Ciao, sei in linea, sì? Con noi. Ciao. Sì, ciao. Sono Mauro da Padova. Ciao Mauro. Ciao, ciao. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io tifo Padova, quindi volevo dire la mia. Nel senso che sento dire che noi dobbiamo ancora trovare le squadre più forti, Renate, eccetera. Dobbiamo dire che abbiamo trovato la zona Erminio e abbiamo vinto 1-0. Inoltre vedo che il Caldiero, oppure meglio ancora l'Alcione Milano, dove abbiamo vinto, è messo bene in classifica, quindi la Serie C è molto diversa, cioè nella Serie C si va e si lotta. Oggi logicamente voi avete preso gol sull'infortunio del portiere, ma avevate 80 minuti per segnare e vincere, quindi è qui la differenza attuale tra noi e voi. Una differenza che comunque noi l'abbiamo vissuta l'anno scorso con il Mantova, oppure anche con il Südtirol qualche anno fa. Ecco, volevo dire questo. Grazie mille, ti abbracciamo. Ciao. Ciao, grazie ancora. Saluto Fabio per Corrado, ma si deve sempre usare lo stesso schema, si può anche infoltire il centrocampo a 4, giocare a una punta e un trequartista dietro, tipo Morra e Rauti, che ne dici? Si può fare, si può giocare in tanti modi. Questa squadra, ripeto, l'ho già detto tante volte, può giocare con la difesa 4, con la difesa 3, con il centrocampo a 3, con il centrocampo a 2, con due punte larghe, con la punta centrale, con due trequartisti dietro una punta. È chiaro che quando hai tante soluzioni spetta a Vecchi, che è il responsabile tecnico, decidere quale sia la migliore. Certamente si può giocare in maniera diversa di come si sta giocando adesso. 0445 490 200, questo è il terzo tempo bianco-rosso. Pronto, chi c'è? Sì, ciao Gioia, ciao Corrado, sono Andrea di Dueville. Ciao Andrea. Sono appena rientrato un attimo fa dallo stadio. Eccoci. No, perché adesso lasciatemi un attimo dire. Io ho ascoltato poc'anzi l'intervista di Vecchi. Sì. Cioè, dove ha visto... No, perché io, allora, siccome non premetto che non sono un abbonato, ho pagato il biglietto sui distinti, ho seguito tutta la squadra in attacco perché il primo tempo l'ho visto all'altezza della curva sud. Poi ho fatto la pausa bar durante l'intervallo e mi sono trasferito alla parte opposta della curva nord, dove ha visto Vecchi tutti questi tiri in porta. Volevo chiederlo anche a te, Corrado, perché abbiamo visto la stessa partita, io credo, sia tu che io, come anche tutto il pubblico che era presente allo stadio e anche altri da casa o che l'hanno guardato per televisione. Cioè, dove ha visto Vecchi tutti questi tiri in porta? Poi ecco, un'ultimissima considerazione. Vai. Quando inizia il campionato si sente dire ma la squadra è ancora con le gambe da rodare e questo e quell'altro, ma lì contro la Gianna Erminio, cioè, abbiamo pareggiato la partita per questo motivo. Cioè lì quando sei 2-1 in 11 contro 10 non li devi neanche fare uscire dalla propria area i giocatori, lì quei due punti lì li abbiamo mandati noi, non c'è da niente lì la preparazione. Ecco, volevo una tua opinione, Corrado. Ti rispondiamo per la trasmissione. Ti abbraccio, grazie mille, sempre forza Lane. Ma guarda, nel primo tempo la squadra ha fatto pochissimo, io non ricordo occasioni da gol per il Vicenza, quindi insomma probabilmente Vecchi, sai, difende i suoi e questo fa parte un po' del lavoro dell'allenatore. Nel secondo tempo qualcosa di più, è normale che nel complesso la prestazione, come abbiamo detto, è stata secondo me perlomeno ampiamente negativa. Vediamo chi c'è su Stella FM. Pronto? Sì, ciao, sono Nicolò da Schio. Ciao Nicolò. Io volevo dire la mia, visto che appunto anche io sono andato a vedere la partita, oltre al fatto che appunto, come diceva uno spettatore prima, c'è molto pessimismo. Alla fine comunque è vero, siamo a 7-8 punti dal Padova, però penso che, come dicono un po' tutti, diciamo, ci sono un po' in tutte le mezze verità, nel senso che appunto il Padova deve ancora incontrare Renate, Ferrai, Pistalò
e altre squadre, per carità. Dopo ovviamente anche oggi appunto è mancato un po' di cattiveria, soprattutto anche il primo tempo, effettivamente la squadra è stata un po' impalpabile. Per me è migliore in campo Zonta, perché alla fine c'è da dire che quello è l'unico che corre, diciamo, in mezzo al campo. E poi l'ultima cosa, sinceramente, volevo dire ai tifoso padovano, che può anche guardarsi in casa sua, insomma, che all'Ane ci pensiamo noi che lo tifiamo, ecco, ti ringrazio. Sempre forza Lane, grazie a te. Andiamo con questo messaggio vocale. Eccolo qua, Andrea dal Brasile. Ciao a tutti, sempre ciao. Voglioso di dire la sua dopo la partita. Mi è piaciuto quello che ha detto Corrado, mai una volta, un anno che si dimostri la nostra potenza di squadra e si prenda al largo subito con decisione. Ed è così anche sulle partite, mai una partita che si vinca 2-3-0, 4-1, 5-1, rotonde dall'inizio senza soffrire. Sempre partite in sofferenza, appunto. Questo dispiace, perché la squadra avrebbe le potenzialità per fare tutto questo e c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ciao anche da parte di Andrea dal Brasile. E poi c'è questo messaggio che arriva da Paolo Corrado: peccato per il pareggio e peccato anche la multa nel parcheggio. Caspita. Che fa pure rima, e non so se fa più male il pareggio o la multa al parcheggio, però se si vinceva la multa aveva tutto un altro sapore. Diciamo che sempre una multa non fa mai piacere, però sì, sicuramente addolciva un po' la pillola, così doppio amaro. Troppo amaro. Pronto, chi abbiamo su terzo tempo biancorosso? Pronto? Sì, ciao, sono Mauro e sto rientrando. Ciao Mauro. Pronto? Ti sentiamo, ciao Mauro. Ciao, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io credo che quest'anno la squadra ci sia, e l'anno scorso probabilmente nello stesso periodo nessuno avrebbe scommesso la finale ai playoff. La squadra c'è, lasciamogli il tempo di esprimersi al meglio e avremo tante soddisfazioni, io credo. Forza Lane, ciao. Sempre forza Lane, grazie, ciao a te, buon rientro a casa. Chi c'è intanto in linea? Ciao Gioia, ciao Corrado. Purtroppo ci stiamo portando dietro una brutta ruggine da Padova, però a Corrado voglio anche dire una cosa: il Padova non è il Mantova, i vecchi non è Diana, quindi restiamo positivi. Io spero che l'ambiente comunque non cambi e non si sfaldi alle prime difficoltà. Corrado ha ragione, ogni anno abbiamo questa croce, questi distacchi che si sviluppano presto, però io resto fiducioso, dobbiamo restare tutti fiduciosi. Un saluto e complimenti per la trasmissione. Grazie, ciao, ti abbracciamo, ciao Roberto. Intanto pronto, chi abbiamo in linea? Ciao, sono Paolo. Ciao Paolo. Oggi sono stato alla partita, mi spiace molto per quell'errore di Massolo, anche se poi alla fine si è rifatto e si è salvato il risultato, se no il Lumezzane vinceva proprio davanti alla porta agli ultimi minuti del secondo tempo. Per quanto riguarda Vicenza, abbiamo fatto un tiro in porta, una telefonata con Costa, e abbiamo avuto molte azioni ma non siamo bravi a concretizzarle e tiriamo pochi in porta. Nel secondo tempo uguale, ecco, siamo riusciti a realizzare questo bel calcio d'angolo finalmente, perché Costa non era tanto in giornata, abbiamo fatto un bel gol e poi 5-6 minuti da recupero e fatica. Però volevo chiedere una domanda a Corrado. Sì. Ma secondo te il centrocampo di Vicenza, scusami, potevamo mica mettere dalla lata subito e aver messo Tellarico. Guarda, in panchina c'erano Chester e Della Latta, hanno giocato Zonta e Greco, non ce n'erano altri perché Rossi e Carraro sono infortunati. Della Latta e Chester. Rauti, perché non l'hai inserito subito Rauti? Rauti è un attaccante e questa è una scelta, vuol dire, dell'allenatore. Allora volevo dire una scelta anche su Becchi. Molto spesso Becchi è un po' testato, ha delle idee un po' particolari, a volte dovrebbe aver anche rischiato, aver tirato fuori anche le due punte, a sto caso aveva messo dentro anche a Rossini a rischiare. Ecco, per il resto sono fiducioso, però anche Vecchi devi vedere anche un po' sé, insomma non può dire che il Vicenza ha avuto tanti tiri, ne abbiamo fatti pochissimi, solo che arriviamo vicino alla porta e non facciamo fatica a tirare, okay. È una realtà.
questo è, ecco, però io sono anche fiducioso, speriamo di riuscire a non fare più questi errori, perché oggi purtroppo quell'errore di Massolo l'abbiamo pagato caro, perché uno a Padova e uno oggi. Ti abbracciamo Paolo, incrociamo le dita, grazie, sempre forza Lane, ciao Paolo, ciao, 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 un bacione. Saluto Mune, partita brutta brutta, secondo me Vecchi ha cambiato troppi giocatori, la squadra è andata in confusione, vero? Secondo te è successo questo oggi? No, beh, secondo me il peggio c'è stato all'inizio, quando insomma la squadra più o meno era sempre quella, quindi è stato un approccio assolutamente negativo, un primo tempo veramente brutto, brutto, questa è la cosa che più mi preoccupa. Andiamo sul terzo tempo, chi c'è? Sì, ciao Corrado, ciao Gioia. Ciao. Ciao Renato. Niente, io l'ho vista partita, l'ho vista per telefonino, anche se prometto che stavo andando allo stadio, ero in ritardo, poi ho sentito il gol e ho girato l'auto. Perché quel bambino che ha chiamato prima forse è la fonte della verità. Spesso si vedono, si sono viste anche all'inizio partite noiose, dove sai che Vicenza deve fare la partita, gli altri aspettano, ma il calcio è anche questo, per cui forse bisogna capire che siamo in Serie C, uno scalino sopra lì. Per cui la negatività c'è, perché comunque sono anni che diciamo va bene, non facciamo quello che dovremmo fare. La soluzione non ce l'ho, se no lavorare. Faccio un appello ai tifosi del Verona, che visto che noi difficilmente saliremo in Serie A, speriamo che scendano loro per fare quel famoso derby, e insomma è da un po' che non facciamo. Vi saluto, buona serata. Ti abbraccio, sempre forza Lane. Smezziamo un po' l'aria perché abbiamo un compleanno da festeggiare. Buonasera Gioia Corrado, vi chiedo gentilmente se potete fare gli auguri a mia mamma Luigina, tifosa dei Lanerossi, che domani compie 93 anni. Ma quante partite ha ascoltato questa signora? Io lo voglio sapere. Io mi alzo in piedi e applaudo. Applaudo Luigina, tantissimi auguri, che dire, straordinaria tifosa, speriamo insomma che sia un compleanno ricco di gioia, di soddisfazioni, di un compleanno sereno, e vabbè, auguri, augurissimi. Diciamo che il Vicenza poteva fare un regalo un po' più bello. Auguri a Luigina, saluto anche Lorenzo. Intanto chi abbiamo in linea, pronto? Sì, ciao Gioia, ciao Corrado. Gianpaolo da Colcerello. Ciao Gianpaolo. Dello stadio con mio figlio Lorenzo, un po' delusi dal risultato. Mi chiedevo, Cisterno scorso anno ha giocato contro... Sì, ti sentiamo. Ah sì, scusa. Lo scorso anno Cisterno ha giocato 34 partite nella Torre, Celtrano ha giocato nell'Arzignano e facendosi valere, sono giocando bene. Possibile che non trovi spazio nel centrocampo adesso che c'era anche sia Carraro che Ronaldo, che Rossi, sono tutti fuori e non trovo spazio in questo centrocampo? Voglio sentire un parere di Corrado, grazie e forza Lane. Sempre buon ascolto e sempre forza Lane. Beh, è chiaro che bisognerebbe chiedere a mister Vecchi insomma perché la sua valutazione sul giocatore. Io credo di interpretare, ma sottolineo interpreto perché nella testa di Vecchi non ci sono, che giocando con diciamo un tre punte tra i giocatori offensivi, lui nei due mediani magari cerchi un po' di fisicità, gente che è più abile nel contrasto. Cesta per struttura fisica è diciamo abbastanza leggerino, è un giocatore più tecnico, che insomma più qualità che quantità, ha fatto bene lo scorso anno, sicuramente dipende anche da come si allena in settimana, perché sai poi i Vecchi li vede in settimana, quindi le decisioni che prende sono anche in base alla settimana di allenamento, quello che vede, quello che, come vede un giocatore, come sta. Sicuramente fa un po' specie insomma che abbia avuto poco spazio e che abbia giocato solo 7 minuti nell'ultima partita, quando si è infortunato Rossi in casa e il cambio è stato quasi obbligato. 30 secondi, ci fermiamo, sentiamo le parole di Leverb tra poco. Questa è Stella FM in collaborazione con DLR Avvolgibili, da oltre 25 anni punto di riferimento per la produzione e la vendita di avvolgibili di qualità. Da Money Fashion, entri e vesti, total look femminile e maschile, dall'abbigliamento, calzature, borse, accessori e vasto assortimento sneakers per uomo e donna. Visita il nostro sito moneyfashion.com. Più 3 gradi d'inverno, meno 3 gradi d'estate fanno una bella differenza, non solo sulla pelle, ma anche in bolletta. Risparmia il 40% su riscaldamento e condizionamento con Isola Casa, gli specialisti dell'isolamento in fibra cellulosa del sottotetto. Isola Casa, a Chiampo.
Stella Fan, radio ufficiale della Nerossi Vicenza, 18 e un minuto, la voce è la mia, quella di Gioia, insieme a me e Corrado. Sentiamo l'intervista alle Verb, subito la parola. E il gol preso all'inizio della partita ci condiziona la partita, cioè è ovvio. Quindi c'è la loro fortuna che si sono potuti mettere tutti dietro, diciamo, quindi hanno fatto il loro gioco così e hanno avuto la fortuna di farlo con il gol che hanno fatto. Quindi per noi era più difficile. E nel primo tempo diciamo che andavamo anche meno forti del solito, sia in fase di possesso che di non possesso. Poi nel secondo tempo abbiamo accelerato, quelli che sono entrati ci hanno dato una grande mano, sono tutti entrati bene, ci hanno dato una spinta e siamo riusciti a fare un pareggio alla fine. Quindi è stata questa, purtroppo non siamo riusciti a passare davanti a loro. Queste le parole di Leverb, è il primo gol che sicuramente ha rovinato un po' i piani, Corrado. Sì, abbiamo detto, abbiamo sottolineato la cosa, però quando prendi gol al sesto a casa mia mancano 84 minuti più recupero. E insomma c'era il tempo per capovolgere il risultato. Il primo tempo però è stato letteralmente buttato via, perché insomma io credo che non ricordo un'occasione vera che sia una nel primo tempo per pareggiare. Qualcosa di più si è fatto nel secondo tempo, ma Leverb ha toccato il tasto, andavamo meno forte o più piano, che cambia poco rispetto alle altre partite. Quindi in C se vai piano fai fatica, e l'abbiamo visto sempre lo scorso anno con Diana, e adesso che abbiamo rallentato il ritmo anche con Vecchi, perché in C non è permesso, giocando anche con avversari magari tecnicamente meno forti, ma che quando giri la palla lenta loro si chiudono e fai fatica a creare occasioni, nonostante tu abbia un attacco che ha qualità tecnica, che è bravo nell'uno contro uno. Ma oggi tanti erano sottotono e hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. Andiamo a leggere qualcosa. Roberto di Tiene: ciao Gioia, ciao Corrado, ogni anno stiamo facendo sempre peggio. Il primo in Serie C eravamo tagliati fuori per il primo posto a gennaio, l'anno scorso in novembre, quest'anno a metà ottobre abbiamo già salutato. Ciao da parte di Roberto di Tiene. Poi vado da Daniele: sono molto preoccupato delle parole di Vecchi e mi auguro che sistemi al più presto la situazione. Io voglio un Lane più brutto ma concreto e cattivo. Invece siamo leziosi, la squadra tutta deve scordare il piedistallo e sputare sangue per vincere. Centrocampo non di qualità, ma quando lo dissi prima dell'inizio del campionato mi risero in faccia. Avrei voluto sbagliare, ma fino ad ora purtroppo le cose non vanno bene, non è solo colpa dell'attacco, dice Diego. C'è una colpa? Se sì, di che reparto? Se sì, di che giocatore? Beh, diciamo che insomma, il centrocampo per tanti motivi è stato sempre al centro dell'attenzione da parte dei tifosi, che avevano sottolineato ma la mancanza magari di un giocatore alla Ronaldo, che insomma rientrerà probabilmente a gennaio. Poi sapete qual è la mia idea: si vince in 11, si perde in 11, e quindi sicuramente oggi tutti i reparti, non solo il centrocampo, potevano e dovevano fare di più. Andiamo a salutare Carlo di Caldogno, ti leggo tra poco. Prima, prossima chiamata, chi c'è? Ciao a tutti, Andrea da Schio. Ciao Andrea. Io sono un po' perplesso, nel senso che vero quello che diciamo, cioè che effettivamente l'attacco è competitivo, è forte, abbiamo comprato quello che si poteva comprare, non riusciamo mai a mettere in piedi una squadra che sia effettivamente completa. L'altro anno mancava le punte, l'anno scorso, due anni fa mancavano i difensori, quest'anno abbiamo un centrocampo che è sottonumerico e che rende tutto molto più difficile. 7 punti sono recuperabili, però la scarsità di scelte a metà campo, non me ne vogliano Greco e Zonta, ma le difficoltà di creare gioco nascono anche da questo, cioè creiamo pochissimo e siamo poco incisivi e tiriamo poco, perché effettivamente a metà campo la palla gira lenta, siamo poco propositivi e abbiamo poca qualità. Ti abbraccio, grazie, sempre forza Lane. Grazie. Cosa ne pensi, Corrado, di questa analisi? Ma sicuramente oggi l'analisi è quella che abbiamo fatto ed è un'analisi corretta. Poi ripeto, oggi c'era anche Costa che spingeva poco a sinistra, Talarico ha fatto male quando doveva attaccare e non ha fatto meglio De Col, e Della Morte non ha mai saltato l'uomo, Zampa non ha mai vinto un contrasto di testa col suo diretto avversario,
quando sono entrati Rauti e Caponi la squadra è migliorata, perché ecco i due che hanno saltato l'uomo. Quindi insomma, limitarsi a Zonta e a Greco mi pare insomma un'analisi un po' restrittiva. Poi come sempre il calcio è bello perché siamo, ognuno ha la sua idea. Oggi per me Zonta ha fatto una buona gara, non mi è piaciuto tanto Greco e non mi è piaciuto proprio per niente Della Latta, che è entrato in maniera, forse è entrato ancora peggio di come è entrato e di come ha giocato a Padova. Questo è un giocatore sul quale bisogna fare una riflessione, perché magari qualcuno adesso capisce perché la Carrarese non ci ha pensato due volte a farlo partire. Carlo Di Caldogno, è arrivato il momento che Vecchi si inventi qualcosa di nuovo. Gli avversari ci conoscono bene e ci neutralizzano con grande difficoltà, non con grande difficoltà ma con facilità. Il nostro gioco è prevedibile, penso che siamo ben strutturati, quindi gli uomini per cambiare ci sono. È questo il problema, cioè ci neutralizzano, sanno già cosa insomma, facciamo. Insomma, nel calcio di oggi in cui tutto è diciamo visibile, le partite vengono filmate, vengono viste, riviste, studia. Cioè, dire, è chiaro che insomma è tutto è sotto, diciamo, sotto controllo, ed è normale, come fanno tutte le squadre, che uno o due giorni a settimana vengono impiegati per spiegare ai giocatori: ecco, guardate, Della Morte fa questo, Rauti fa quello, Mora si muove così, Zonta apre la palla di qua, attenzione in difesa, i movimenti fanno questo. Quindi è normale che, sai, se riesci ad avere più soluzioni, ecco che anche l'avversario fa più fatica a prendere le contromisure. Paolo da Montegalda, ciao, non si tira in porta, non si riesce a fare un cross decente in area, bisogna cambiare sicuramente qualcosa. Paolo di Padova, quello che è successo era prevedibile, molti l'avevamo previsto, dopo una sconfitta decisiva la partita successiva ne è pesantemente condizionata, ad ogni modo il pareggio consente almeno di giocare per il secondo posto che in ottica playoff è importantissimo. Ciao Paolo, andiamo con la prossima chiamata, chi c'è? Sì, buonasera, sono Diego. Ciao Diego. Ciao Diego. Sì, ciao, solo una considerazione veloce. Allora, prima ha chiamato un ascoltatore da Padova che in maniera pacata ha giustamente espresso il concetto che è inutile continuare a dire il Padova deve giocare con questa o con l'altra, che il Padova fino adesso ha vinto tutte a parte una, segnando 20 gol e subendone 4, dimostrando di essere una squadra solida. Bene. E ha chiamato subito dopo un altro ascoltatore, ovviamente dicendo che pensino, che il padovano pensi alla sua squadra, che noi siamo i più forti qua e là. Ecco, questa tendenza a essere boriosi che caratterizza la nostra società non vorrei avesse preso anche gran parte dei tifosi e Vecchi, perché è inutile continuare a dire il Padova deve giocare con questa, con l'altra. Siamo a 7 punti, dunque dobbiamo solo star zitti. E ieri avevo avuto pessime sensazioni proprio dalla conferenza di Vecchi, che continuava a dire ma col Padova abbiamo giocato bene, noi siamo una squadra che gioca bene, via dicendo, e dopo non capisco perché il Padova gioca prima di noi, addossando quasi delle scuse a mio avviso patetiche. Non va bene così, noi dobbiamo andare a testa bassa, fare il nostro campionato e cercare di essere più cinici, magari in qualche caso anche essere più umili. La prossima settimana giochiamo noi prima del Padova e vediamo se riusciamo a portargli pressione. Però non mi è piaciuto proprio, a parte l'approccio alla partita, anche la conferenza stampa di Vecchi di ieri, e volevo capire cosa ne pensava Corrado. Certo, grazie. Grazie, è sempre forza Lane. Ma guarda, diciamo che mi aspettavo una reazione completamente diversa dalla partita di Padova. Quando perdi una gara così importante, insomma, giocatori di personalità, e ce ne sono tanti insomma nel gruppo Vicenza, secondo me avrebbero dovuto reagire in altro modo. Invece il primo tempo è stato molto negativo, è chiaro che c'è l'errore di Massolo, ma insomma questo credo che non spieghi tutto quanto di brutto abbiamo visto. Per quanto riguarda il Padova, mi sfondi una porta aperta, Diego, perché sai, le prossime partite del Padova sono teoricamente diciamo, sicuramente più complicate sulla carta, perché il Padova deve affrontare in casa la Feralpi, poi va a Zanica con l'Albino Leffe, poi torna in casa con Renate, e poi dopo aver affrontato la Pergolettese gioca con il Novara, e poi sempre in casa l'Atalanta. Quindi diciamo degli impegni sicuramente nella media di questo campionato tecnicamente veramente scarso, basso, di basso livello, sicuramente diciamo impegni che potrebbero portare il Padova a perdere qualche punto. Ma io dico, premesso che star qui a sperare le disgrazie degli altri è molto triste, ma questa è già purtroppo la verità, la nona giornata. Io non capisco dove sta scritto che il Padova non le possa vincere tutte, purtroppo devo dire io, e quindi per questo io ho sempre detto bisogna che noi pensiamo a fare più punti possibili senza guardare quello che fanno gli altri. Se poi gli altri
che hanno un vantaggio, le vinceranno tutte da qui alla fine, ci toglieremo il cappello e gli stringeremo la mano. Ma è inutile star qua a guardare le disgrazie degli altri, perché così si fa solo, diciamo, il loro gioco. Devo dire, ecco, che mi è piaciuta di più la conferenza di oggi di Vecchi, dove alla fine, insomma, ha detto chiaramente che da qualche giocatore si aspetta di più dal punto di vista caratteriale di determinazione che la conferenza stampa di ieri, dove, come diceva Diego, ha un po' ovattato una situazione che dopo la sconfitta di Padova, insomma, sì, bisognava dire abbiamo perso una partita in cui magari non meritavamo, ma l'abbiamo persa per colpe nostre, perché insomma il gol nasce da un errore della difesa di Leiza in particolare, più che da meriti del giocatore del Padova. Oggi è uguale, e quando ti fai gol da solo non è un bel segnale. Grazie Corrado, andiamo con questo messaggio WhatsApp. Peccato per il pareggio, purtroppo calciamo poco in porta e alla fine le conclusioni si contano neanche su una mano, perché sono, mi ricordo, un tiro di Greco e un'altra conclusione che il portiere ha parato in due tempi e poi poco altro, insomma, poi occasioni sbagliate, sì, palle buttate fuori, e comunque si calcia molto poco in porta, si centra poco la porta. Comunque volevo giustificare parzialmente, beh, l'errore di Massolo è veramente brutto, però nel secondo tempo Massolo fa due interventi, questo è giusto dirlo, veramente molto difficili, il primo pur istinto, il secondo, secondo me, se andate a vedere la seconda parata che ha fatto Massolo, è una parata, ve lo dico da ex portiere, straordinaria. Una parata straordinaria, veramente, andate a vedere che parata ha fatto nel secondo tempo, la seconda Massolo, e poi mi sapete dire. Peccato perché un portiere che sarebbe forte, evidentemente abbiamo capito perché è a Vicenza, perché forse pur avendo delle grandissime qualità fra i pali, e purtroppo non lo so, o ogni tanto amnesia, oppure ha peccato anche un po' di superficialità, come ha detto Corrado. Ti sentiamo, ciao da Franco. Grazie Franco, che ne dici? Peccato per il... Sì, cioè, ripeto, l'errore è sotto gli occhi di tutti, ed è, come diceva Franco, mi pare anche sì, di atteggiamento, di superficialità, perché lui vede l'attaccante arrivare e probabilmente non sente il pericolo, perché ci mette veramente tanto a liberare la palla, poi gliela rubano e l'attaccante fa quella porta vuota. Ma cioè, fatta questa premessa, ribadisco che, come ho sempre detto, nel calcio di giocatori che non sbagliano nulla non ne esistono, e l'errore di Massolo arriva al sesto minuto del primo tempo, sesto. A casa mia ci sono altri 84 minuti più recupero da giocare, quindi una squadra forte mette la palla al centro e dice vabbè, oggi per vincere la partita sappiamo che dobbiamo fare minimo due gol, e fa due gol, ne fa tre, ne fa quattro, cioè se ci nascondiamo dietro l'errore di Massolo grande, come tutti abbiamo visto, non abbiamo capito niente, perché poi la squadra ha giocato male indipendentemente da questo errore, quindi cioè, non era solo quello ragionare. Il problema. Andiamo con la prossima chiamata, chi c'è per noi? Su Stella? Sì, sono Mauro. Ciao Mauro. Ho visto la partita sia a Padova anche oggi, è una domanda per Corrado. Prego. Perché allora, Morra, prime 5 partite, segna 3 gol e l'allenatore lo lascia fuori. Della Latta fa una grandissima partita con Renate e l'allenatore a partita dopo lo lascia fuori. Rauti fa il migliore in campo a Padova e a partita dopo l'allenatore lo lascia fuori. Non capisco queste cose. Grazie. Grazie buona a te, serata. Sempre forza l'area, buona serata. Purtroppo Mauro, queste sono situazioni che sono scelte dall'allenatore dal punto di vista, diciamo, fisico, stanno tutti bene, quindi sono scelte tecniche, e bisogna capire come li ha visti lui durante la settimana e come intendeva interpretare la gara. Oggi devo dire che quando sono entrati Rauti e Capone, che hanno dato più vivacità, che hanno anche allargato il gioco, che hanno saltato l'uomo, hanno vinto qualche uno contro uno, la squadra ha fatto di più, niente di eccezionale, ma ha fatto sicuramente molto di più, per cui la scelta di partire con due attaccanti statici, Zampro e Morra, è stata sbagliata. Quindi, così come avevamo fatto i complimenti a Vecchi prima del Renate perché aveva azzeccato la formazione all'inizio, stavolta devo dire che l'ha sbagliata. Stefano da Lisiera, ciao Corrado, visto che il centrocampo è in deficit, come mai non utilizza Chester? L'anno scorso era titolare irremovibile del Torres. Sì.
sì, non era titolare inamovibile, ma ha giocato tanto, questo sicuramente sì, e anche qua è una valutazione del tecnico, è un giocatore, diciamo, che ha qualità e che secondo me una mano potrebbe darla sicuramente. Se però Vecchi non lo vede, è chiaro che non lo fa giocare. Andiamo su Stella FM, chi c'è? Ciao, sono Valentina da Tiene. Ciao Valentina. Allora, una domanda al nostro esperto. Vai. Come mai ci sono continui errori individuali, come quello del portiere Massolo, che continuano a compromettere l'equilibrio della squadra, costringendola poi a inseguire il risultato? In più, le difficoltà che ha in generale la squadra, pur avendo attaccanti come Morra che riescono a sfruttare le occasioni. E la domanda mia è: come riusciranno a migliorare la precisione e l'incisività? Ciao Valentina, grazie, sempre forza Lane, ti abbraccio. Ma allora, intanto ognuno ha delle doti tecniche di base, quindi sulle quali bisogna lavorare. Insomma, quando si fanno degli errori vuol dire che, insomma, la capacità, la qualità magari ha qualche limite. Bisogna lavorare, in questo allenatore è, diciamo, l'elemento che è quello che deve prendere in mano la situazione e capire anche il momento. Poi la testa influisce molto. Oggi ho visto una squadra spenta, soprattutto nel primo tempo, che non mi aspettavo, perché dopo la sconfitta di Padova mi aspettavo una reazione rabbiosa, invece è andato in campo una squadra che dopo il gol subito si è sciolta come neve al sole, e anche l'aspetto psicologico, cioè, sicuramente ha pesato. Una squadra debole di testa è non è un bel segnale. Diamo prossima chiamata, chi c'è? Sì, pronto? Ciao, pronto, sei in diretta con noi, come ti chiami? Sono Daniele d'Altavilla. Ciao. Ho una domanda a Corrado. Prego. Se io penso che quando abbiamo ascoltato oggi la radio cronaca, tra i nomi, diciamo, tra i peggiori in campo c'erano Della Morte, scusate, sì. Della Morte e anche Costa non ha giocato bene, mi viene in mente subito l'aspetto contrattuale. Questo può essere un fattore? Aspetto la risposta di Corrado. Ti grazie. Rispondiamo, grazie a te. Ovviamente non, nella testa di Della Morte e Costa non c'entro, può essere un fattore, è normale che, insomma, la situazione di Costa e dei giocatori che non hanno, diciamo, che hanno il contratto di scadenza nel giugno 2025, secondo me andrebbe sistemata molto presto, cioè bisogna prendere una decisione, i giocatori su quei punti devi sistemarli dal punto di vista contrattuale, magari quelli su cui non punti ovviamente li puoi, tra virgolette, lasciare andare e comunicare a loro che, insomma, magari a fine anno potranno trovare un'altra sistemazione. Credo da questo punto di vista che le parole di Costa dopo la partita con l'Alcione Milano fossero significative. Poi è anche vero, come diceva Vasco, mi pare, sì, perdonate se, insomma, se sbaglio il nome, perché ne siete talmente tanti, che quando sei un professionista e poi tra l'altro metti il puntino sulle i, giochiamo, insomma, devi dare tutto anche per, insomma, meritarti magari questo rinnovo, perché magari vuoi chiedi due, magari poi giochi bene e magari chiedi due e mezzo, ecco, di sicuro, insomma, quando si gioca e dal punto di vista contrattuale non si è a posto, potrebbe essere anche che non si è del tutto sereni, questo sicuramente sì. Sentiamo questa domanda che arriva da Michele. Ciao di nuovo Corrado e Gioia, chiedevo gentilmente se Corrado può rispondere al mio quesito di prima sulla società e sul motivo per cui il Padova e così avanti. Grazie da Michele di Carrà. Ciao Michele, proviamo a risponderti. Vabbè, mi pare che Michele prima avesse detto che, sono d'accordo con lui, che, insomma, i campionati si vincono quando, insomma, le tre componenti più importanti, tifosi, squadra, società, insomma, si compattano e remano tutte nella stessa direzione. A Padova non è che ci sia tanto feeling tra società e tifoseria, tant'è che gli ultras, insomma, stanno fuori dalle gare casalinghe, non entrano allo stadio e quindi, insomma, c'è un po' di malumore, eppure, insomma, hanno questo vantaggio in classifica. Io credo che, come sempre nella vita, tutto dipende poi dai risultati che si ottengono. Se questa squadra in questo momento non sta ottenendo i risultati che potrebbe e rende al di sotto delle sue possibilità,
come sempre abbiamo detto dai microfoni qui di Stella FM, la situazione è da valutare a livello piramidale, insomma in cima nel vertice della piramide c'è la società, poi sotto c'è la dirigenza, poi c'è la squadra e poi ci sono i tifosi che insomma, come credo quello di interpretare insomma il parere di tutti, stanno facendo veramente il massimo, stanno facendo anche di più di quello che potrebbero con gli abbonamenti, con il sostegno, con l'incitamento, quindi un'analisi da parte della società, della dirigenza, della squadra di quello che sta succedendo penso che verrà fatta, perché quando il rendimento non è ottimale c'è sicuramente qualcosa che non va e quindi bisogna mettere subito correre ai ripari per sistemare e riprendere la retta via, perché non vorrei che ripercorressimo il film dello scorso campionato. L'anno scorso Vicenza a questa giornata aveva 15 punti perdendo mi pare in casa con il Renate, e quindi è un po' il momento chiave della stagione e non vorrei che si cadesse come lo scorso anno, dove poi da quella partita in poi il Vicenza è andato un po' franando fino all'esonero di Diana. Abbiamo una foto che ci rallegra sicuramente la serata, sentiamo anche questo messaggio WhatsApp. Ciao, questa è la prima volta che vado allo stadio, io sono Andrea. Io sono Alberto e sono andata spesso allo stadio. E forza Lane! Bellissimi. Dai, la prossima volta andrà meglio. Assolutamente, Albi e Andrea, c'erano tanti bimbi che sono andati allo stadio, ci hanno mandato questa bellissima foto al 345-7959-749. Noi salutiamo sempre con affetto tutti i bimbi, forza ragazzi, portate fortuna, andate allo stadio. Luca da Marostica, per Corrado, possiamo dire che sia stata la più brutta partita dell'era vecchi? Cosa si è inceppato? Possiamo dire che Zamparo titolare, Rauti e Capponi in panchina è stato un errore? Grazie. Possiamo dire che è stata una delle più brutte sicuramente, pues sì, sono d'accordo, insomma col senno di poi la scelta iniziale di Vecchi è stata sbagliata. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è su Stella FM? Ciao, buonasera, sono Mario da Vicenza. Ciao Mario. Allora, la partita non l'ho vista, non l'ho sentito da voi il secondo tempo. Ho sentito che appunto il portiere ha fatto un errore clamoroso, però insomma l'ho fatto dopo 5 minuti, se no in 85 minuti non riusciamo a fare due gol al Lumezzane, con tutto il rispetto, cioè, però dobbiamo già dopo un quarto del campionato anche quest'anno riporre i sogni di gloria, Cristo, possibile che ci mettiamo sempre nelle condizioni che non dipende più solo da noi, adesso dobbiamo fare sto filotto di vittorie sperando che gli altri si inceppino, però se gli altri non si inceppino si inceppano e siamo sempre lì, ma sempre con la squadra teoricamente, perché sono convinto che abbiamo una squadra forte, Cristo, ma però quanti anni è che siamo sempre qua a piangere dopo poche partite sul lato avversato, sui gol preso in 11 contro 10, sulla bella partita col Padova che però non abbiamo tolto un ragno dal buco, è sempre così, speriamo, perché veramente è disarmante, insomma. Incrociamo le dita. Ciao, buona serata. Grazie, ciao Mario, una buona serata a te. Sentiamo questo messaggio WhatsApp. Ciao Gioia, ciao Corrado, Silva. Ciao. Niente, volevo dire una cosa, che di questi tifosi che chiamano, per carità, possono dire quello che vogliono, però continuare a sperare nel male degli altri non si va da nessuna parte, cioè noi siamo il Vicenza, dobbiamo giocare da Vicenza, cioè quello che si è visto oggi, cioè, è squallido, veramente una cosa squallida, forse ne salvo uno, Zonta, il resto veramente da ridere, ogni campionato a rincorrere gli altri e sperando che ma devono ancora incontrare, no, non è così che si deve fare. Se si vuole vincere i campionati dobbiamo giocare da Vicenza. In 4 partite, se non sbaglio, abbiamo fatto un gol, cioè questa squadra qua manca proprio di carattere sotto porta, manca di cattiveria, manca di tutto, cioè se vogliamo sperare di prendere la squadra che adesso è sopra di noi, dobbiamo metterci il carattere, dobbiamo metterci la forza, dobbiamo metterci la voglia. Grazie anche a Silvan, lasciamo spazio alla prossima chiamata, chi c'è? Ciao, sono Edo. Ciao Edo. Ciao, allora, beh, innanzitutto volevo salutarvi. Ti abbracciamo. Grazie, vorrei dire che è vero, mancano tanti tanti punti, per carità, è vero,
Noi dobbiamo solo pensare a noi, cioè non dobbiamo pensare di inseguire, perché poi si vedono le partite un po' nervose, si vede un po' di difficoltà anche dove alle volte potrebbe anche non esserci. Si gioca un po' con questa non voglia. Non so se io vi sto a prendere lo stadio, non so se Corrado è d'accordo con me, però su certi aspetti, certi momenti della partita ho visto della morte un po' scorlare le braccia, un po' quasi che sbuffava. Ma una domanda sempre per Corrado, sì. Ma Della Morte e Costa hanno delle difficoltà insieme? Cioè hanno, se è successo un po' un litigio, si può dire, ma in spogliatoio? Mi sembrava, dopo parlo sempre ovviamente un po' distaccato, mi sembrava ci fosse questo un po' di astio, ecco, correggetemi magari. E vi auguro una buona serata, se Corrado mi può rispondere. Intanto Forza Lane, te che ce la facciamo. Dai, un abbraccio, via. Grazie, alla prossima, grazie mille, ciao, e sempre Forza Lane. No, guarda, mi sento di poter escludere anche con una certa, insomma, buona dose di fondatezza che ci siano problemi tra Costa e tra Della Morte. Sicuramente oggi tutti e due hanno giocato nettamente al di sotto delle loro possibilità, però non certamente per problemi tra di loro, magari perché la giornata storta era storta per tanti, come del resto giustamente con onestà Vecchi ha sottolineato a fine partita. Andiamo a salutare Tex, Matteo, Ennio e Antonio. Le Verve sontuoso, Zonta unico che cerca di giocare la palla, Morra bene per il gol, bene Capone e Rauti quando sono entrati, male Vecchio le sue scelte. Ciao ragazzi e buona serata, buon ascolto con noi. Andiamo a salutare i ragazzi da 90 Vicentina. Squadra troppo leziosa, in Serie C serve altro, come l'impressione che anche quest'anno la squadra e l'ambiente creato sono forse un po' sbagliati. Un abbraccio a Enrico, Saveri, Adriana, Sebi e Michela. Un saluto alla New Lane Club di 90 Vicentina che ci ascolta, che ne dici? Beh, sulle valutazioni sono abbastanza d'accordo, e su squadra leziosa, leziosa più che altro molle, molle compassata, ecco, per quando poi, per tornare poi sul discorso del Padova, del sperare sulle disgrazie, credo che sia stato il vocale di prima che secondo me è da incorniciare, perché insomma non possiamo sperare sulle disgrazie degli altri. Noi siamo il Vicenza, perché era Silvan che l'aveva detto, quindi mi trovo assolutamente d'accordo. Ecco, io credo che questo sia un campionato che si vince con un numero di punti vicini ai 90. Ecco, per fare 90 punti bisogna fare 26-27 vittorie, pareggiare 8-9 partite, 10, e perderne pochissime, credo 2-3 al massimo. Capite che se è così, e sarà sicuramente così, vuol dire che il Vicenza finora ha vinto 5 partite, nelle rimanenti 29 deve vincere almeno 21-22. Capite che la situazione è tra virgolette possibile, ma è difficile. È ovvio che se si gioca come oggi è impossibile che ce la si faccia. Per questo c'è bisogno di una svolta assoluta, una scossa. Rapida. Sì, una scossa, cioè si è perso a Padova, ok, non è la fine del mondo, e ripeto, da giocatori esperti come quelli biancorossi ce ne sono si tanti, riparte, in campo, però, voglio dici, dire, via. Personalità da mettere in campo ce n'è da vendere, ecco, per cui insomma non è che perché hai perso una partita quella dopo devi giocare in maniera così tremebonda. Cristian da Trento, ciao, assurdo e senza obiettività dire che c'è tempo per recuperare eccetera, se siamo a 7 punti dalla prima vuol dire che non siamo da primo posto, se poi ci aggiungiamo che facciamo una fatica impressionante a segnare non riesco a vedere una possibilità di recuperare, comunque resto convinto che al di là di tutto manca la fame e senza quello non si può fare niente. Ciao Cristian, salutaci Trento. Poi vado da Alessandro di Torre di Quartesolo, se vogliamo vincere il campionato non possiamo essere condizionati perché prendiamo un gol dopo 6 minuti e poi non fare più neanche un tiro in porta a parte il gol. Vado da Miris che ti chiede un parere, dice squadra fragile mentalmente perché il Padova è andato sotto 3 o 4 volte ma l'ha sempre rimontata facendo parecchi gol, quindi probabilmente loro sono in fiducia e forti mentalmente rispetto a noi, purtroppo molti giocatori sopravvalutati ma nessuno che può sostituire gli infortunati. Cosa ne pensi?
Allora, il paolo è che sia in fiducia, sicuramente sì, poi è un momento in cui insomma gli va anche tutto bene, ma questo è la storia del calcio, quando le cose vanno bene, cioè anche oggi, anzi ieri insomma, gol, poi punizione della Giana Palo, quindi diciamo che è così, ma beh, bravi loro e ripeto, noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo guardare noi stessi e dobbiamo essere diversi, dobbiamo essere più convinti dei nostri mezzi, dobbiamo essere più determinati, più grintosi, più squadra, cosa che insomma si era intravista, si era vista nelle partite con il Renate dominata, nelle partite con la Feralpi, poi qui come lo scorso anno dove c'è stato questo crollo inspiegabile, e quest'anno, ripeto, per quello prima ho sottolineato il fatto, non vorrei che accadesse quello che è accaduto lo scorso anno, poi qualcuno anche giustamente ha sottolineato il fatto che magari Vecchi non è Diana, e questo sicuramente è vero, però ecco, dobbiamo purtroppo affrontare una situazione che credo nessuno all'inizio campionato si aspettava di dover vivere, però questa è la triste realtà, 7 punti sono tanti perché sono 2 partite, Padova può perdere 2 partite ed è sicuramente ancora primo ed è un vantaggio importante, ma soprattutto quello che preoccupa è che la prestazione di oggi è altamente, nettamente inferiore a quella che bisogna mettere in campo per vincere tante tante partite delle 29 che rimangono. Per chiamarci 0445 490 200, se non l'avete ancora fatto segnate il nostro numero, questo è Terzo Tempo Bianco Rosso con Gioia e con Corrado, tanti messaggi che sono ancora arrivati. Claudio da Garbagnate dice: ma dov'è la grinta dello scorso campionato, dove l'abbiamo persa? Poi salutiamo quest'altro messaggio, Luca: 3 pareggi in casa, volevo chiedere a Corrado se bisogna cambiare allenatore o facciamo lo stesso errore fatto con Diana che è stato esonerato tardi, che ne dice al volo? Beh, adesso diciamo che aspetterei un attimo, insomma, ecco, mi pare una soluzione che sarebbe fin troppo drastica. Andiamo a salutare, anzi direi ad abbracciare questi ragazzi che ci scrivono e dicono, tipo Paolo: ciao ragazzi, una squadra che punta alla salita diretta deve reagire subito, sempre forza Lane, non si può più aspettare. Fabrizio: in un campionato così con 3 pareggi e una sconfitta di già è difficile, dice Fabrizio. Che dici? È difficile perché purtroppo sei trovato di fronte a un Padova che è partito molto bene e quindi bravi loro, insomma. Del resto, ahimè, qualcuno mi aveva detto: ma insomma ci stai spaventando con questo Padova che ci descrivi forte, quadrato, purtroppo io mi sarei sbagliato molto volentieri, ma in realtà invece diciamo avevo visto bene, ecco. Poi nulla vieta che magari il Padova abbia un crollo più avanti e noi magari poco sportivamente ce lo auguriamo pure, però è chiaro che loro finora hanno fatto molto molto bene e quindi hanno messo ancora più in risalto le difficoltà che voglio dire a questo Vicenza, che oggi purtroppo, insomma, come abbiamo detto e come hanno detto quasi tutti i nostri amici radioascoltatori, ha fatto un bruttissimo primo tempo e poi qualcosa di meglio nella ripresa, ma insomma non è questa la squadra e la prestazione che serve, che necessita il campionato biancorosso per pensare, sperare di vincere. Andiamo con questo messaggio WhatsApp, chi c'è? Ciao Gioia, ciao Corrado, 2 cose, una domanda che mi pongo, i giocatori nostri del Vicenza mi sembra che siano un po' viziatelli anche, nel senso che hanno chissà che pretese, quando fanno un lavoro, chiamiamolo lavoro, una passione che è diventato per loro una professione, sono anche pagati e non ci mettono il carattere, lo spirito, eccetera. Non capisco questo, è mancanza di carattere. Allora, con una squadra così, dove vogliamo andare in fondo e vincere il campionato? Deve esserci una svolta, ma una svolta non come l'anno scorso che è arrivata a gennaio quando è arrivato Mister Vecchi. La svolta deve arrivare prima se vogliamo arrivare in fondo, in alto. Non possiamo aspettare chissà cosa.
Paolo, ecco, che ci saluta da Grumolo delle Abadesse. Ti abbracciamo, ciao Paolo. 0445 490 200 per fare delle considerazioni, per chiederci magari qualcosina, no? Chiedere ovviamente al nostro esperto, che è Corrado Ferretto. Andiamo ad abbracciare foto che ci arrivano, messaggi davvero da ogni parte d'Italia, non solo. Marco da Grumolo dice: ciao, oggi non sono andato allo stadio in quanto avevo il compleanno per i 94 anni di mio suocero, che è molto tifoso del Lane Rosse e ha giocato anche nelle giovanili. Pensate voi che ricordi ha del Vicenza e quanto è triste per questi anni di Serie C. Sicuramente ha dei ricordi positivi, no, Corrado? Diciamo di qualche anno fa, e adesso noi dobbiamo ancora riprenderci. Diciamo che ha avuto la grande fortuna di vedere, insomma, calcio importante, i 20 anni di Serie A, il Real Vicenza, il Vicenza di Bruno Giorgi, il Vicenza di Guidolin. Quindi insomma gli facciamo un grande augurio di buon compleanno. Adesso sì, non sta vedendo il Vicenza, insomma, che lui era abituato a vedere, però insomma nella sua vita sicuramente con i colori biancorossi ha potuto gioire tanto. Andiamo a salutare Ivan. Gioia, puoi chiedere a Corrado un voto onesto su Zamparo e Greco? Secondo me 3 sarebbe forse anche troppo, dice Ivan. Beh, insomma, 3 mi pare una insufficienza molto grave. Sicuramente male tutti e due, peggio secondo me tra i due Zamparo, che non ne ha presa proprio una. Allora, Corrado Gioia, mi spieghi come mai ogni anno, pur con allenatori diversi, sbagliamo la preparazione? Che sia mica anche un po' colpa dei resort? Milanello, Veronello, Pineta, lì non si fa calcio, e questo è un po' questo pensiero, insomma, che arriva dal bomber, che è un po' provocatorio, se vogliamo. Credo che quest'anno, insomma, la preparazione è stata fatta in modo adeguato. In montagna, sì. E poi insomma si allena in un posto dove non manca nulla. Tra l'altro, insomma, fino a 10 giorni fa la squadra correva con Renate, con la Feralpi. Credo che più un problema di gambe sia un problema adesso di testa. Di testa, dopo la partita con il Padova. Andiamo a salutare Massimo da Vicenza. Non vi sembra che della morte Costa siano molto sottotono rispetto allo scorso anno, oppure è una mia impressione? Beh, sicuramente oggi sì, Costa però nelle partite precedenti aveva fatto bene, molto bene. Oggi sono d'accordo, non ha fatto una buona gara. Andiamo a salutare anche il messaggio di Christian, che dice: l'errore di Massolo al 6° minuto è gravissimo, ma ancora più grave aver prodotto il primo tiro nello specchio della porta al 60° al 67° e il pareggio all'84°. Troppo tempo e senza idee. Diciamo che abbiamo pareggiato tardi, questo vuol dire, Christian. Si doveva e si poteva pareggiare prima, Corrado, già nel primo tempo? Si doveva, sì, ma nel primo tempo la squadra non ha creato praticamente mai un'occasione per pareggiare. Questo è ovviamente l'aspetto più grave. Quando non crei occasioni da gol vuol dire che di fatto hai fatto una brutta partita nel primo tempo. Nel secondo tempo qualcosa di meglio, ma insomma non certamente da spellarsi le mani per la gioia. Diamo chi c'è sul terzo tempo. Ciao Gioia. Ciao, ciao, come stai, Beppi? Beh, non tanto bene. Così e così oggi. Mi sembra che ce n'erano tanti quest'oggi che non avevano voglia di giocare. Volevo dire una cosa. Prego. Quel tifoso che ha telefonato prima, che ha detto che quelli del Padova devono pensare per i fatti loro. Corrado lo sa che io non sono tanto padovano. Volevo dire, ci sono tutte le settimane quelli che telefonano a Giorgio Borigli, quindi allora anche i vicentini dovrebbero guardare solo a loro, no? Pensare che i padovani devono pensare per loro, e i vicentini possono fare quello che vogliono. I vicentini devono abbassare un po' la cresta e cercare di fare quello che devono fare. Oggi ho visto solo palloni lanciati in mezzo all'area, e tanto non li prendeva mai nessuno, non li prendeva né Mora né nessuno, tanto erano tutti i palloni lanciati là. Perché non si può giocare con paglia a terra e tirare qualche volta da fuori area? Vorrei chiederlo a Corrado. Ti rispondiamo, ti abbracciamo, Beppi, grazie. Ciao, 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 grazie ancora. Ciao, 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 sempre forza Lane.
Beppe, sai, tu che hai visto tanto calcio, voglio dire, sai che quando una squadra è in difficoltà, quindi non riesce a giocare a palla bassa perché magari le giocate non gli riescono, e perché l'avversario ti chiude tutti gli spazi, perché tu non salti l'uomo, perché tu la palla in verticale non la sai dare, perché non è giornata come non era oggi, quando vedi che in questo modo non ci riesci, alzi il pallone, lo tiri lungo, che magari qualcosa capita. Quando la palla sta tanto alta vuol dire che la squadra è in difficoltà e tenta la soluzione della disperazione. Andiamo con la prossima chiamata. Chi c'è su Stella? Ciao, sono Simone d'Atene. Ciao Simone. Non ho visto la partita, purtroppo. Vorrei solo chiedere una domanda molto puntuale. Prego. Ogni anno a metà della stagione si sente il concetto di dover cambiare allenatore. L'anno scorso è arrivato Vecchi, che ha fatto molto bene. Quest'anno già si comincia a sentire che è in discussione. Dal mio punto di vista, e da allenatore dilettante quale sono, comunque scegliere un allenatore e portare avanti la sua idea di gioco per un certo periodo di tempo si chiama programmazione, e forse è quella che manca per riuscire a vincere. Cioè, non è possibile che ogni anno si debbano cambiare almeno due allenatori, significa che si sbaglia la scelta iniziale. Allora, o si sbaglia la scelta iniziale oppure si ha troppa fretta. Capisco che una piazza come Vicenza merita sicuramente non solo la B ma almeno la Serie A. Però a questo punto, se si sceglie ad esempio Vecchi, che l'anno scorso ha fatto molto bene, secondo me forse bisognerebbe fare più quadrato attorno a lui e dargli la possibilità veramente di crescere, e non che sarebbe l'ennesima persona che viene bruciata. Con questo non voglio dare una simpatia totale a mister Vecchi, però mi sembra che ha risollevato molto rispetto a Diana e rispetto anche a molti suoi predecessori. Grazie, buonasera. Grazie, una buona serata a te. Sì, sono assolutamente d'accordo, ma infatti credo che insomma Vecchi, per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato, insomma, sicuramente oggi magari ha sbagliato la formazione. Poi, come dico sempre io, dopo è sempre molto facile dirlo, col senno di poi, insomma, sicuramente magari inserendo giocatori più rapidi come Rauti e Capone avrebbe probabilmente messo più in difficoltà il Lumezzane. Però voglio dire, ha fatto un lavoro importante. Tra l'altro credo che siamo molto vicini al suo rinnovo, perché anche lui ha il contratto in scadenza a giugno 2025, ma credo che c'è già un accordo di massima per portare il suo contratto fino a giugno 2026. Quindi insomma, vabbè, quelli che hanno chiesto l'esonero di Vecchi mi pare siano stati veramente pochi, e come ho detto prima, per quanto mi riguarda, poi come sempre noi rispettiamo le idee di tutti, perché qui quando si esprimono delle idee in maniera civile e corretta noi ovviamente le ascoltiamo e le rispettiamo, ma insomma credo che sì, insomma, Vecchi sia un punto fermo di questa squadra. Poi è chiaro che anche lui, di fronte a questa situazione, deve trovare il bando della matassa, deve trovare qualche soluzione, deve fare meglio, come in questo momento devono fare meglio in tanti. Salutiamo Mariano. Mi dispiace, io sono drastico. Dopo 9 giornate Vecchi, la strada è piena di buche. Lavorare è una parola specifica per chi lavora. Un professionista deve sapere fare il proprio mestiere. Mi aspetto l'esonero di Vecchi. Ha appena finito di dire che insomma qualcuno lo vorrebbe, qualcuno no. Vado da Roberto da Longa. Dice: la media punti per chi vuole vincere è a 2 minimo sindacale. Purtroppo mancano 2 punti con la Giana per un errore di concentrazione nel finale, 1 a Padova per un errore individuale. Passiamo pure il pareggio con la Binoleffe e Lumezzane, che arriveranno tra le prime 8. Manchiamo sempre nei momenti chiave, dice Roberto. È vero? Sì, devo dire che Roberto, insomma, mi trovo abbastanza d'accordo. Io credo che i 2 punti più, insomma, che mancano in maniera più clamorosa sono quelli con la Giana, perché sai, quando vinci 2-1 pochi minuti alla fine hai un uomo in più e ti fai raggiungere veramente male. Poi ovviamente, come avevo ampiamente detto, Padova non si doveva perdere per nessun motivo e poi si è perso, quindi un punto lì. E poi i 2 di oggi, insomma, quindi questa squadra, sai, gli mancano 5 punti, e pareggiando a Padova, il Padova ne avrebbe 2 in meno. Quindi sicuramente sì, l'analisi di Roberto mi trova d'accordo quasi su tutto. Andiamo a salutare Pier, dice: squadra che segna poco e prende gol, anche quest'anno play off altro che promozione diretta, dice. Basta pensare che al Padova devono pensare insomma gli altri, bisogna pensare a noi, a quello che facciamo noi. Tra poco un'altra intervista. Volevo salutare anche Don Federico, dice: se non erro, proprio la sconfitta con il Lumezzane dello scorso campionato ha dato avvio alla nostra scalata. La scaramanzia magari piace a qualcuno, ma senza scaramanzia anche questa volta ci auguriamo possa essere la
la partenza per un importante decollo, sicuramente succederà qualcosa. Ciao Don Federico, ti abbracciamo. Stefano Isola, la classifica riflette il rendimento della squadra e poi basta chiedere ai tifosi di sopportare questi campionati, tanto vedo che in B spesso vanno società con pochi tifosi e lo stesso Padova a contro gli ultras. Comunque l'unica cosa che conta ora è giocare la partita per partita senza guardare la classifica e dare l'anima per vincere con chiunque. Sono belle parole quelle di Stefano. Ah beh, ma Stefano ha ragione. Io ripeto, secondo me per vincere il campionato quest'anno bisogna vincere almeno 25 match, 25 partite minimo. Secondo me forse non bastano. Vicenza ne ha 25, ne deve vincere altre 20 e ne mancano 29. Capite che purtroppo l'impresa che c'è davanti non è facile. Questa squadra però deve crederci. Se gioca però come oggi non ha nessuna chance. Oggi la squadra non ci ha creduto, non ha giocato e oggi è una delusione sia dal punto di vista del risultato ma soprattutto dal punto di vista della prestazione. Andiamo con la prossima chiamata. 0445 490 200, chi c'è? Buonasera, sono Roberto da Quinto Vicentino. Ciao Roberto, benvenuto con noi. Grazie. Allora, io mi accodo a quelli che vogliono l'allenatore fuori dalle scatole. È vero che questo allenatore l'anno scorso ha fatto molto bene, però se c'è qualcuno che mi dice quante partite abbiamo visto un bel calcio, secondo me son pochi. Le partite che stanno giocando adesso sono frutto di questo allenatore, con tutto quello che gli hanno comprato e con tutto quello che gli hanno dato. Non riesco a capire come non trovi una formazione da mettere in campo e dire questa è la formazione base e giochiamo perché così siamo forti, equilibrati. È inutile continuare a parlare di chi manca perché tanto mancano e non c'è niente da fare. La capacità dell'allenatore secondo me sta proprio in questo, riuscire a sostenere alle mancanze, cosa che fino adesso io non ho visto. Vi saluto e comunque sia forza Vicenza. Sempre forza Lane, grazie mille, ciao a te. Corrado. Beh, un'analisi molto severa, molto dura. Io credo che insomma Vecchi ha fatto degli errori e sicuramente può e deve fare meglio. Cambiare allenatore in questo momento assolutamente per me no, ma come diciamo sempre assolutamente rispettiamo le idee di tutti. Di sicuro una prestazione come quella di oggi è molto molto deludente, questo senza dubbio sì, e tanto per essere molto chiaro Vecchi oggi anche lui ha fatto degli errori di scelta iniziale, di impostazione di squadra, oggi insomma credo che siano in pochi a non aver commesso errori. 30 secondi, ci fermiamo, diamo un'occhiata tra poco anche alla classifica. Terzo tempo, biancorosso. La voce del tifoso. In collaborazione con DLR Avvolgibili, da oltre 25 anni punto di riferimento per la produzione e la vendita di avvolgibili di qualità. Da Money Fashion, entri e vesti. Total look femminile e maschile. Dall'abbigliamento, calzature, borse, accessori e vasto assortimento sneakers per uomo e donna. Visita il nostro sito moneyfashion.com. Abbiamo sentito prima le parole di Leverve, del mister. Adesso è il momento di ascoltare anche le parole di Morra per noi. Ho avuto delle occasioni che dovevo sfruttare meglio, però ci sono delle partite che va così e mi prendo il gol che è, però sicuramente devo sfruttare meglio delle situazioni precedenti. È un Vicenza che crea, mette lì anche l'avversario, mette tanti palloni, tu come i tuoi compagni poi riesci ad essere però sottoporta poco redditizie, poco efficace. Sì, abbiamo tante occasioni, tanto creiamo tanto, è un momento magari che concludiamo un po' meno, però sicuramente per me è un lato positivo quello che comunque creiamo, che magari è solo una fase che poi magari col tempo, quindi quando crei. Stella e Ferra, di ufficiale del Vicenza Calcio, sono le 18:50 minuti, la parola è quella di Morra, andiamo con la prossima chiamata, chi c'è? Sì, ciao, sono Hank, ciao Gioia. Ciao Hank, ciao, benvenuto. No, volevo dire la mia su Stespi. Corrado dice che bisogna rispettare il parere di tutti, ma sinceramente chi telefona invocando l'esonero di Vecchi, secondo me, cioè veramente siamo alla follia pura. Cioè, io volevo ricordare a queste persone che Vecchi, da quando è arrivato a Vicenza, ha perso due partite l'anno scorso, di cui una
al 92esimo contro il Lumezzane, che era arrivato da due settimane, e ha perso la finale contro la Carrarese con fuori la spina dorsale della squadra. Cioè, io veramente oggi, prestazione sì deludente, ma il problema non è Vecchi, il problema sono i giocatori che abbiamo. Cioè, dove vogliamo andare con un centrocampo composto da Zonta e Greco? Che Zonta ha fatto una gran partita oggi, Zonta è molto migliorato dall'anno scorso, però ragazzi, ricordiamoci che siamo senza un regista, siamo senza non lo so, io non vedo un centrocampista decente in questa squadra. Cioè, Rossi è sempre rotto, Chester l'hanno mandato via dal Vicenza, Zonta l'avevano mandato via dal Vicenza, Greco fa più casino che gioco in mezzo al campo. Cioè, adesso prendersela con l'allenatore veramente una barzelletta. Cioè, ogni anno bisogna dare la croce all'allenatore. L'anno scorso con Diana sono d'accordo, ero d'accordissimo, ma purtroppo, come ha detto qualcuno nella telefonata precedente, come ogni anno c'è un punto della squadra che è debole. Un anno era la difesa, un anno era l'attacco, quest'anno è il centrocampo. Siamo penosi a centrocampo, non lo so. A me il problema, per me, come al solito, è la società. C'è quello che ha mandato il vocale prima o ha telefonato dicendo con tutto quello che hanno dato a Vecchi. Ma cosa hanno dato a Vecchi? Ma cosa hanno dato? Sì, Morra, il capocannoniere del girone B dell'anno scorso, ma poi ragazzi, ma ci rendiamo conto, ripeto, il centrocampo che abbiamo? Cioè, sono giocatori che erano stati mandati via dal Vicenza stesso. Questi hanno pensato, sì, aspettiamo il ritorno di Ronaldo, tanto saremo lì per, insomma, non perderemo tanti punti, erano convinti che col ritorno di Ronaldo il centrocampo si metteva a posto. Cioè, adesso anche questo della Latta qua, cioè, ho capito benissimo perché l'ha mandato via dalla Carrarese. È un giocatore che è un altro ex giocatore, cioè, nel senso, anche lo stesso Fausto Rossi non sono i giocatori che erano 5-6 anni fa, sono giocatori in decadenza completa che non danno niente. Sentiamo se Corrado è d'accordo. Voglio sentire anche il parere di Corrado. Ciao. Grazie, ciao a te. Ma allora, sono d'accordo con Enrico sul fatto di Vecchi, insomma, insomma, è chiaro che, insomma, nel calcio è bello perché, insomma, le opinioni sono diverse, però i numeri parlano sicuramente, insomma, a favore di Vecchi, anche perché non dimentichiamo che con tutte le difficoltà e le problematiche che ha avuto questa squadra, adesso il Vicenza è secondo in classifica, ahimè, a 7 punti dal Padova, che, ripeto, le ha vinte tutte tranne una, quindi bisogna fare anche i complimenti a loro, perché poi c'è sempre un avversario qua nello sport, e se l'avversario è bravo è normale che tu fai più fatica, e questo sta succedendo. Per quanto riguarda il centrocampo, ne abbiamo già parlato tante volte, secondo me l'errore è stato di caratteristica. Se tu vai sul mercato a cercare un alter ego di Ronaldo, non prendi Carraro, faccio nomi e cognomi e cerco di spiegarmi bene. Ronaldo è un giocatore tecnico, un giocatore che abbina regia e qualità. Poi il Ronaldo del girone di ritorno soprattutto, insomma, perché poi anche lui nel girone d'andata qualche battuta d'arresto ce l'aveva, e invece è stato scelto un giocatore come Carraro, che è un giocatore di quasi 1,90, di strutturato fisicamente, tecnicamente anche bravino ma molto lento, ma con caratteristiche completamente diverse da Ronaldo. Questa è stata un po', diciamo, la scelta che ha sorpreso per quanto mi riguarda, nel senso che mi aspettavo un giocatore che assomigliasse a Ronaldo, invece hanno preso Carraro, e Vecchi, a precisa domanda, ha detto sì è un giocatore completamente diverso, ma noi avevamo bisogno di questo tipo di giocatore. E questa è la scelta che è stata fatta, e che finora, anche per, diciamo, per l'infortunio di Carraro, ha pagato in parte, questo senza dubbio. Poi è normale che quando rientrerà Ronaldo, speriamo sia a gennaio, speriamo stia bene, giocherà lui, soprattutto se riuscirà a tornare ai livelli del girone di ritorno. Come diceva Enrico, speriamo che il distacco dal Padova non sia troppo
ampio, perché poi recuperare non è mai facile. Andiamo a salutare Adriano. Ma come si fa a chiedere l'esonero di Vecchi? Ma hanno mai giocato a calcio? Ma come si fa a dire delle stupidaggini del genere? Adriano, che non è sicuramente d'accordo con la possibilità di esonerare il mister. Andiamo a salutare Giordano dall'altra parte, che ci chiedeva invece qualche numero e la classifica. Come stiamo? Ma allora, il Padova, come abbiamo detto, su 9 partite ha fatto 25 punti, quindi le ha vinte tutte tranne un pareggio con la Pro Patria, che è in testa. Poi ci sono Vicenza Renate a 18, l'Alcione, che poi la sorpresa di questo inizio di stagione, a 16, la Feralpi che sta salendo, che come avevo pronosticato Padova Vicenza o primo secondo e poi terza Feralpi, Feralpi sta arrivando. Poi Lumezzane a 15 insieme alla Feralpi, Atalanta Under 23, Trento 14, poi Albino Leffe 13 e poi diciamo che Lecco a 12. Lecco è un po' una delusione, anche se insomma visto e rivisto è una squadra che non ha, secondo me, alcuna chance di lottare per i vertici del campionato. È tempo anche di voltare pagina, si pensa già alla prossima partita, perché sabato si torna in campo alle ore 15 contro l'Arzignano. Diciamo che insomma, se si guarda la classifica, la partita sembra segnata. L'Arzignano è ultimo con 4 punti, ha perso 7 delle 9 partite giocate. In queste ore l'Arzignano sta decidendo se cambiare allenatore, se esonerare mister Bruno e se andare appunto a richiamare mister Bianchini o insomma andare a puntare su un altro allenatore. Si troverà una squadra in chiara difficoltà. Ieri tra l'altro ero ospite di Paolo Sacchi a Verona a vedere Virtus Verona Arzignano. Devo dire che l'Arzignano non ha fatto neanche una brutta partita, però nei momenti decisivi, nei momenti chiave, commette sempre quegli errori che poi gli costano la gara. È ovvio che i valori in campo sono nettamente diversi. Il Vicenza ha un potenziale nettamente più forte l'Arzignano. Poi il calcio, insomma, le partite iniziano 0-0 e tutto può accadere, però insomma se non si vince ad Arzignano, beh, allora diciamo che la parola crisi purtroppo bisogna tirarla fuori dal cassetto. Andiamo a chiudere invece, tornando un po' sulle dichiarazioni di Vecchi. Tu dicevi mi hanno preoccupato un po', vorrei chiederti un attimino un po' perché. No, non è che mi hanno preoccupato, diciamo che ha messo il dito in quello che secondo me oggi è la piaga proprio. È l'elemento, diciamo, più negativo. Cioè, quando lui dice in settimana certi giocatori lavorano molto bene, ma poi mi aspetto che anche alla domenica, cioè nel giorno della partita, ci mettano quella cazzimma, esatto, quella cattiveria, quella voglia che vedo in settimana, vuol dire che oggi più di qualcuno, dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, della determinazione, ha mancato la partita. E ha fatto bene, secondo me, Vecchi a sottolinearlo, però è un aspetto che un po' mi preoccupa. Siamo davvero in chiusura, chi c'è come ultima chiamata? Pronto? Ciao Gioia, sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao, buonasera. A te. Buonasera Corrado. Ma io, guarda, posso dire una cosa sola? Io oggi ero allo stadio, sono abbonato, insomma, cioè oggi non bene, però come l'altro ragazzo che ha chiamato, cioè parlare di Vecchi, anche se oggi ha fatto male, però esonerare Vecchi sarebbe proprio una barzelletta questa. Poi secondo me De Alata andava inserito prima sicuramente, e ti dico anche Gioia che se Corrado d'accordo sono anche positivo, perché guarda, 7 punti è vero che sono tanti da recuperare, mancano tante partite, però guarda, sabato noi con l'Arzignano, io non so se il Padova sia tanto facile, anche se in casa con la Trapi solo, cioè potresti trovarti anche subito con punti anche accorciati. Dunque ragazzi, positivi, perché secondo me è lunga, grazie e buona serata. Ti abbraccio, quindi grande positività soprattutto in vista del prossimo match. Corrado, noi salutiamo tutti, tantissimi anche oggi tifosi, anche tanti tifosi nuovi che hanno chiamato, il terzo tempo che si allarga sempre di più, la famiglia di Stella FM diventa sempre più grande, da bambini alle mamme, papà, super tifosi, la curva, abbiamo visto un sacco di club, oggi, è per tutti proprio. Oggi anche qualche tifosa, ci fa piacere sentire anche parere femminile delle tifose biancorosse. Diciamo che insomma, come abbiamo sempre detto, questo è lo spazio dei tifosi, qui c'è la possibilità di esprimere con, diciamo, correttezza ed educazione anche tutte le opinioni, che siano bianche, nere. Cioè è chiaro che il sale poi di questa trasmissione è che ci siano anche dei pareri diversi, ma come
come è normale che sia la discussione, perché insomma nel calcio, come diceva mi pare Vujadin Boskov, diceva, in Italia ci sono 50 milioni di allenatori perché tutti hanno la loro idea, ma è bello che sia così. Signori miei, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, un buon ascolto, ovviamente una buona cena. Ci sentiamo sabato prossimo. Grazie ancora da Gioia e da Corrado. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Terzo tempo biancorosso. La voce del tifoso in collaborazione con più 3 gradi d'inverno, meno 3 gradi d'estate fanno una bella differenza, non solo sulla pelle, ma anche in bolletta. Risparmia il 40% su riscaldamento e condizionamento con Isola Casa, gli specialisti dell'isolamento in fibra cellulosa del sottotetto. Isola Casa, a Chiampo. Terzo tempo biancorosso. La voce del tifoso, in collaborazione con... Voglia di carne e non sai dove andare? Immerso nel verde, a due passi dalla città, sorge il ristorante al Golf di Creazzo. Un luogo ideale per pranzare o cenare in tranquillità, con gustose carni provenienti da tutto il mondo, rigorosamente cotte alla brace. Ristorante al Golf di Creazzo. Dagli apericena alle cene aziendali, ai matrimoni, ai compleanni. È un posto magico, grazie ai suoi spazi interni ed esterni. Ristorante al Golf di Creazzo. Seguici sui social per scoprire le nostre serate a tema. Terzo tempo biancorosso. La voce del tifoso.